Eccoci qua. Allora, buonasera ragazzi e bentrovati a questa ultima, a quest'ultimo webinar del BioBox. Questa sera ci troviamo con un grande docente che fa parte, tra l'altro, dello staff dell'HSU. Difatti, nel primo anno ha sempre una lezione introduttiva delle leggi biologiche. E da quest'anno, con l'introduzione del secondo anno, ci sarà anche una master al riguardo. Difatti, stasera abbiamo con noi due ex studenti, Serena e scusa, Cara e Thomas. Non mi viene il Buonasera a nome, tutti, scusami, benvenuti. Thomas. Che ci parleranno appunto della master. Oltre a questa master ci sarà anche quella del coaching e quella di psicologia naturale. Però voglio lasciare il tempo a loro di spiegarci quale sarà e cosa ci attenderà con questa master delle leggi biologiche. Prego, ragazzi. Ok. Magari parto io, poi facciamo un piccolo reminder, insomma, a fine chiusura della Zoom. Allora, grazie innanzitutto Alberto per la presentazione. Io sono Thomas e con Serena stiamo sostanzialmente collaborando con l'associazione Agape per promuovere i master, in questo caso in maniera specifica il master sulle cinque leggi biologiche, che tra l'altro farà parte anche delle lezioni presenti al secondo anno anche dell'HSU, della scuola. Quindi ad ogni modo chi sarà presente o per il secondo anno o per il master ci si rivedrà lì, perché io stesso farò poi il secondo anno. Il master sulle cinque leggi biologiche credo che sia un approfondimento molto importante. Poi ovviamente gli argomenti che verranno trattati oggi sono un'introduzione. Noterete quanto, vero? Si sente? Sì. Ok. Saranno una piccola parte, una piccolissima parte di quello che sono realmente le cinque leggi biologiche. Quindi credo che l'unica soluzione per avere un'idea sia veramente quella di approfondire con un master simile, perché credo sia uno strumento molto potente per renderci conto di quanto determinate cose abbiano un'importanza fondamentale nella nostra vita, e se capiamo i significati, i segnali che ci vengono dati sia dal corpo sia da anche a livello psicologico, riusciamo a capire un attimino anche le motivazioni per cui determinate patologie o situazioni accadono. Quindi niente, darei in questo caso la parola a Diego, poi al massimo se vuoi concludere Serena dopo con giusto un La ricordo per... spiegazione dei dettagli Sì, del master. dettagli del master, darei la parola a Diego in questo caso. Ok. Vai. Te, Diego. A te. Mario. Ok, eccoci qua. Buonasera a tutti. Mi chiamo Diego e alla fine la presentazione me la faccio da solo. Voi te lo faccio io, Diego, non c'è problema, eh? Vado, vado. Più veloce di me non ci può riuscire nessuno. Ok, va bene, vai. Non sono laureato in medicina. E quindi questo è già importante da dire. Non ho un approccio medico, di conseguenza, è una fortuna. E se fossi stato laureato in medicina sarei stato radiato dall'albo. Bene, benvenuto. E sono laureato in scienze erboristiche, è una laurea breve, tipo farmacia piccola, e sono diplomato in naturopatia. Ma ciò che conta di più è l'esperienza che ho da 15 anni, 14-15 anni con le leggi biologiche, e almeno per quanto riguarda l'argomento di questa sera. Ho anche altre competenze, ovviamente, ma diciamo che le risorse di rilassamento che portano le leggi biologiche sono le risorse
sono qualcosa che nessun'altra disciplina può portarti. Non è la disciplina migliore del mondo, ma una assolutamente di quelle da conoscere. E il seminario che faremo, il master che faremo completo, dove vi esporrò tutte le scoperte del dottor Hammer. Il dottor Hammer è questo medico tedesco che ha lasciato il corpo 3 anni fa, più o meno, e il quale ha il merito di aver scoperto e sistematizzato queste leggi della natura, questa scienza naturale. Le leggi biologiche sono una scienza naturale, come la biologia. Non è una scienza umana, quindi. Il dottor Hammer, uomo, ha solo sistematizzato, cioè dato un ordine, ha messo uno schema, che è quello che useremo questa sera in tutto il corso, ovviamente, per comprendere più di capire, anche capire, ma comprendere, un termine più profondo, la vita. La vita, proprio nel senso di bios, e quindi vita nel tempo, che va avanti, si muove, cambia e ci cambia, appunto, quando ci passa attraverso, attua dei cambiamenti. Ecco, questi cambiamenti sono assolutamente adesso, con le leggi biologiche, comprensibili, cioè comprendi il linguaggio della natura e della vita nel tuo corpo e nel corpo degli altri, diciamo, soprattutto nel tuo, grazie a queste leggi. Prima non era possibile. Prima c'era la psicosomatica. Sì, ho la gastrite perché sono stressato. Ok, ma adesso noi sappiamo che la gastrite ha un conflitto specifico, che è rabbia perché mi tocca sottomettermi. Sì, ho questo sintomo perché... Ok, adesso invece abbiamo non solo una scienza medica naturale, basata su delle leggi e non più su ipotesi, ma anche un'arte. Le leggi biologiche sono fare arte, perché l'esperto che ti aiuta a comprendere i tuoi sintomi, il tuo periodo, questo periodo, adesso hai questi sintomi, cosa succede nella tua vita, diventa un'arte. E quindi l'arte medica torna in auge, è andata persa, è sempre esistita, ma in questo periodo storico, umano, davvero faticoso, di bassa energia, eccetera, e abbiamo perso tante cose. Questa era un'altra arte, scienza persa, diciamo, e Hammer l'ha scoperta, e adesso abbiamo questa opportunità straordinaria. Con le leggi biologiche noi eliminiamo, ognuno con i propri tempi, magari non proprio stasera tutti quanti, ci vuole un po' di tempo, per questo facciamo un corso che dura dei mesi, ma possiamo eliminare, non è difficile eliminare, la paura per il proprio corpo, la paura delle malattie, delle cosiddette malattie. Tra pochissimo inizierò a spiegarvi che le malattie non esistono, esistono dei sintomi. Ciò che di cui vi parlerò questa sera è una verità, biologica, è una verità, è una scienza, è una verità, ma non è l'unica verità, quindi ovviamente va integrata con altre verità o può essere integrata. Ha il potere di liberarvi da questa paura. Oggi noi abbiamo paura, se un medico ci dice lei ha questa malattia, noi abbiamo paura e gli crediamo. Crediamo che esistano le malattie, che esista qualcosa dall'esterno che ci può fare del male, che il nostro corpo possa impazzire, possa autoattaccarci e altro. Crediamo alla genetica, alle malattie genetiche, e se ne inventano di ogni. No, con le leggi biologiche noi torniamo nel mondo della salute, noi siamo nati nel mondo della salute, la civilizzazione ha creato un mondo di malattia, noi con le leggi biologiche torniamo nel mondo della salute, che è il mondo reale, perché il mondo della malattia è inventato, mi sono beccato il virus o altro, no, non ci si becca proprio niente, ma più che altro, anzi, in sostanza e in realtà, i sintomi sono somatizzazioni. Certo, possono essere anche altre cose, questa non è l'unica verità,
dal punto di vista biologico, della scienza biologica, i sintomi sono somatizzazioni. Adesso vi spiegherò come funzionano queste somatizzazioni, quindi processi della natura, del mio corpo, che il corpo, il quale, somatizza, cioè si prende su di sé i nostri stress. Noi viviamo delle situazioni che non sappiamo gestire e se le prende il corpo, se le cucca lui, se le somatizza lui e le manifesta con i sintomi. Questo è il suo linguaggio. E quindi non viene dall'esterno, ma deriva da come io reagisco a ciò che accade. Visto che noi umani civilizzati non accettiamo ciò che c'è, ma reagiamo a ciò che c'è, questa reazione viene somatizzata nel corpo. Se noi, infatti, quando noi accettiamo ciò che c'è così com'è, non c'è una situazione conflittuale e la vita ci passa attraverso. Quando invece, cioè non abbiamo sintomi, quando invece mettiamo una resistenza, un rifiuto, neghiamo, non vogliamo, non è giusto, ma perché, o ci arrabbiamo, comunque reagiamo a ciò che accade, allora è come se ci fermassimo. E per andare avanti c'è il sintomo, che è la spinta della natura. Vedete quanti modi ci sono per codificare e portare alla luce il linguaggio biologico. Le leggi biologiche sono un trampolino. E grazie alle leggi biologiche noi possiamo arrivare a conoscere meglio noi riusciamo senz'altro a conoscere meglio noi stessi, inevitabilmente, non è che puoi riuscirci o meno, le verifichi e comprendi, non puoi far finta di nulla con le leggi biologiche, perché il corpo è qui con te, ti parla continuamente e sappiamo cosa succede quando cerchiamo di bloccare i sintomi. La maggior parte delle volte non funziona, e anche quando funziona hai scelto comunque una strada sbagliata, e parlo in generale la maggior parte delle volte, e perché il sintomo vuole essere compreso. È come un messaggero porta un messaggio, quel messaggio ha uno scopo, deve essere preso, letto dal ricevente. Ecco, il ricevente siamo noi. Il sintomo è il messaggio e ci sta parlando e noi non lo ascoltiamo, andiamo da qualcuno che ce lo tolga, non lo vogliamo, è cattivo, è una malattia. Dobbiamo aprirlo e leggerlo, questo messaggio. Ecco, ci sono varie dottrine, discipline, scienze che spiegano queste cose, ma a mio avviso nessuna come le leggi biologiche è precisa, scientifica, veloce, chiara. E nessuna, a mio avviso, riesce a liberarti dalla paura in un modo così veramente appunto, che porta a rilassamento. Inizio allora dicendo che io posso parlare di queste cose perché ho 14-15 anni di esperienza, ho iniziato il mio percorso con le leggi biologiche con un bel tumore, un osteosarcoma, un tumore alle ossa, e sono guarito, anche se in realtà non sono mai stato malato perché non è una malattia vera, ma il dolore lo sentivo molto, e grazie alle leggi biologiche ho letto un librone di Hammer e era talmente tutto chiaro e combaciante con ciò che mi stava succedendo che ho compreso, e da allora non l'ho più abbandonata, anzi ho studiato e approfondito, ho fatto tanti corsi insieme ad altri insegnanti che hanno scritto anche dei libri che dopo, se abbiamo tempo, li consiglio, eccetera, e da 9 anni le insegno, e all'inizio con grande fatica, adesso perché comunque all'inizio, insomma, vabbè, non importa, adesso con immensa gioia. E come vedete sono ancora appassionato, è una passione che spero veramente contagi anche voi, la liberazione che portano è unica, e in più davvero non liberi solo te stesso, ma guardi anche i sintomi degli altri, dei bambini, eccetera, e degli animali. E senza paura,
con curiosità, con interesse. Ah, ma dai, hai questo sintomo, interessante, sai che significa questo? Non c'è più paura, non c'è la paura. E se non c'è la paura, c'è l'intelligenza. Se invece c'è la paura, c'è la delega. Dottore, faccia lei, io non so. Invece no, ognuno di noi ha un medico interiore, l'igienismo lo conosce bene, e alcuni lo chiamano sistema immunitario, io lo chiamo corpo vitale, ma non importa il nome, è dentro di noi e sa quello che deve fare, è inconscio, e dobbiamo solo fidarci di lui. Ma non è una fede cieca, l'ha detto Diego, l'ha detto Amer, l'ha detto Gesù, no. Con le leggi biologiche è facile sperimentare che il corpo è autoguarente e vedremo in che fase lo è, perché in certe fasi non lo è. Noi civilizzati oggi viviamo in una fase, sì, abbiamo il nostro corpo, ci manteniamo in una fase a bassa energia, per dirla in questo modo, in cui l'organismo, il corpo, non è autoguarente e quindi facciamo tanta fatica. Con le leggi biologiche, la spiegazione che adesso vi do, invece noi comprendiamo che possiamo mettere, ora stabilizzare è un po' esagerato, però più possibile stabilizzarci in noi e nel nostro corpo, tanto il corpo segue noi, in questa modalità autoguarente, naturale. Cioè già, non è che dobbiamo crearla dal nulla, c'è già, è già dentro di noi, il nostro corpo è già autoguarente. Siamo noi che siamo usciti dal flusso naturale, siamo noi che siamo civilizzati, cioè abbiamo perso il buon senso, crediamo alla falsità. E tornando al buon senso e alla natura, alla vita, noi permettiamo che il nostro corpo torni nella sua modalità naturale, la modalità rilassata autoguarente. Questo lo facciamo con la fiducia e l'esperienza che portano alla fede, cioè la certezza sperimentata. Allora, dottor Hammer è stato un medico, vabbè, ci interessa relativamente, cosa ha fatto? Chiaramente per queste sue scoperte è stato massacrato da tutto il mondo, perché con le sue scoperte il sistema medico cade, e proprio viene quasi disintegrato, perché è basato su ipotesi, non è scientifico. Quindi, a parte il pronto soccorso, nella medicina d'urgenza, quando c'è un incidente esterno, dove sono dei tecnici che salvano la vita, pronto soccorso, infermieri, medici, per il resto, quando è il corpo stesso che ti dà dei sintomi, il sistema medico sa solo bloccarli. Li chiama malattia, gli dà la sua bella diagnosi e cerca di bloccarli in tutti i modi, anche distruggendo il corpo, dicendo poi che però è stata la malattia a ucciderti. E non ci siamo, insomma, avvelenamenti, mutilazioni, bruciature, insomma, c'è qualcosa che non va. E è per questo che siete qui. Invece, con le leggi biologiche e tante altre discipline meravigliose, oggi parliamo di questa, discipline meravigliose che dovrebbero, secondo me, avere come base delle leggi biologiche, dovrebbero diventare la base di qualunque disciplina, anche dell'igienismo. E sono perfettamente integrabili, perché sono leggi naturali. È possibile che una legge contraddica l'altra? No, combaciano le leggi naturali, sono tutte naturali. Anche le leggi spirituali combaciano con le leggi biologiche e le leggi dell'igienismo, perché fanno parte della natura. E sono leggi. Qui non parliamo della teoria di Amer, ma che può avere ragione o meno, parliamo di leggi scoperte da lui. E per questo andiamo avanti con le leggi e lasciamo stare il nostro amico Amer, che ringraziamo per queste sue scoperte, e quindi tanto affetto. Ci ha lasciato tantissime cose che dipanerò in qualche weekend insieme a voi. Da febbraio, mi sembra, ma intanto iniziamo a vedere questo schema. Io sono a casa mia e quindi non ho il mio bel tabellone qua dietro, userò questo qui, farò il meglio che posso e va bene così, ci riuscirò. Allora, vedete che c'è una curva. Iniziamo bene, perché la vita è una curva, e iniziamo da questa curvettina qui. Vedete, questa qui è una curvettina, rappresenta la fisiologia. Il nostro corpo ha una fisiologia, è il metabolismo, e c'è una fase che va in su e una fase che va in giù. La fase che va in su è la fase simpatico-tonica,
dove noi facciamo delle cose e consumiamo delle energie. È la fase nella quale agiamo nel mondo. C'è adrenalina, c'è l'azione e quindi il consumo di energie. Inevitabilmente, dopo, ci sarà una fase successiva, dove la curva va in basso, che si chiama vagotonica, simpaticotonica, vagotonica, dove c'è il ripristino e il recupero di quelle energie. La natura funziona così. Nella fase simpaticotonica le energie e il sangue vanno verso l'esterno, vanno verso i muscoli, la mente, vanno verso l'azione. Nella fase vagotonica successiva le energie vanno verso l'interno, gli organi vitali, vanno verso l'interno, il sangue va verso l'interno, tipo la digestione, il riposo. Fare, riposarsi, la vita funziona così. Questa è la fisiologia normale, il sistema medico conosce solo questa fisiologia qui. E quando accade che la fisiologia fa delle cose un po' strane per lui, malate, malvagie, iper o ipo, secondo i loro standard, perché loro mettono gli standard qui dentro, e quindi tutte le volte che i valori sono sopra 10 o inferiori a 5, tu sei malato. E bisogna subito riportare i valori secondo le statistiche. Ma io non sono una statistica. E quindi praticamente è come se voi dicessero l'essere umano cammina a 5 km all'ora. Bene, tutti quelli che sono fermi o che corrono sono malati. Il sistema medico ha fatto questo. Ma ci può capitare ogni tanto di fermarci? Sì, non sono malato, non sono in ipo. Sono stanco e mi sto riposando. Può capitare delle volte che devi correre perché c'hai fretta? Sì, non è che sei malato, è che in quell'occasione devi correre. Il sistema medico toglie dal contesto, non ti fa delle domande. Tu adesso hai il corpo che è malato. Sì, ma vuole sentire perché ho fatto una corsa? Non mi interessa, il tuo corpo non deve correre. Deve camminare a 5 km all'ora. Quindi ci sono delle statistiche, dei protocolli. Ecco, qui non ci sono né statistiche né protocolli. C'è una legge, cioè ci sono 5 leggi, comunque insomma c'è la legge biologica, che poi è divisa in 5 per comprendere, ma adesso non ci interessano le 5 leggi biologiche, le vedremo bene durante tutto il corso. Stasera ci interessa la base, comprendere bene che cos'è questa scienza. Perché nella vita di tutti i giorni noi verifichiamo, tutti i giorni noi verifichiamo e possiamo verificare che la vita non è solo su e giù e basta. Ci sono degli imprevisti. Questi imprevisti si chiamano DHS, c'è scritto qui DHS, e praticamente significa imprevisto, significa shock inaspettato, significa contropiede, significa che accade qualcosa che non mi aspetto, che mi... il momento. Non la so gestire, ok? Accade qualcosa di improvviso che mi prende in contropiede e io rimango lì, e mo che faccio? Come se adesso saltasse la luce, saltasse tutto e rimanessimo tutti al buio. Sarebbe un piccolo shock, vero? Perché è una cosa inaspettata, non è la fine del mondo. Ma può essere una cosa piccola. Può essere, sì, un piccolo shock, una sciocchezza, come le chiamo io. E che sono cose piccole. Poi ci sono gli shock più grandi. E dopo vedremo cosa portano. Perché cosa succede quando noi viviamo una situazione drammatica che non sappiamo gestire? Si attiva una fisiologia speciale. La fisiologia speciale non ha il decorso normale che ha la fisiologia normale. La fisiologia normale è la fisiologia che mi fa battere il cuore, mi fa respirare, sta facendo lavorare il fegato, il sistema digestivo. È la fisiologia normale. La fisiologia speciale è quella che si attiva quando c'è un'urgenza, quando c'è qualcosa che mi prende contropiede, quando mi devo attivare. Infatti, dalla DHS, dallo shock inaspettato, parte subito una grande simpaticotonia. Vedete che la curva va subito su e non è una curvetta simpaticotonica come questa, è una grande curva. Vedete, c'è una fase, inizia una fase, che si chiama fase di conflitto attivo. Leggete? Conflitto attivo, perché c'è una situazione conflittuale che io non so gestire ed è attiva. In questa fase io mi ritrovo in una simpaticotonia permanente, cioè il mio organismo e la mia psiche, perché psiche e corpo lavorano insieme, io non posso avere, nessuno può avere il corpo agitato e iperattivo, pieno di adrenalina,
e la mente rilassata e libera come le nuvole. No, lavorano insieme. Corpo e mente sono la stessa cosa. L'uno segue l'altro. Ok? Bene, su questo c'è molto da dire e svilupperemo più avanti. In questa fase simpatico-tonica c'è un orso che mi insegue, ok? Sono appena stato licenziato, mi hanno appena chiamato che mio fratello è in coma in ospedale, è stato investito, ok? C'è una situazione d'emergenza che non so gestire e quindi il mio corpo è in fase iperattiva, il sistema nervoso centrale lo iperattiva, cioè adrenalina, cortisolo, lo mette sotto stress, lo mette a tavoletta, gli mette il turbo. In questa fase, ipersimpaticotonia, perché così riesco a gestire meglio quello che sta accadendo. Lotta o fuggi, combatti o fuggi, è la fase. Ok? Fight or flight. Stress viene chiamato in medicina, ma è troppo generico. Qui è preciso, è lo stress che mi ha generato quello shock. È stato quell'evento che me l'ha generato, non è uno stress generale così. È accaduta quella cosa, ecco perché il mio corpo è in iperattività. E quando io vivo questo shock, farà attivare quello stress, quell'iperattivazione. Se devo scappare, verranno iperattivate le gambe. Se devo vedere meglio, verrà iperattivato il mio occhio. Ok? Se c'è una situazione che non digerisco, verrà iperattivato il mio sistema, la somatizzazione parte quando io vivo uno shock, ciò che si chiama programma speciale. Questo che vi descrivo dalla DHS fino a tutta la curva è un programma speciale. Ok? Non è un programma normale come quello che mi sta facendo battere il cuore o altro, che non dà sintomi. Invece nel programma speciale ci sono dei sintomi. Questi sintomi però non sono cattivi, fanno parte del programma speciale, ma sono giusti, sono sensati. Andiamo avanti. Facciamo esempi di DHS, beh, l'ho già fatti. Mi chiama qualcuno adesso e mio fratello è all'ospedale in coma. Ovviamente la mia fisiologia cambia. Non rimango qui davanti a voi e continuo a fare questo corso. Cioè dico, ok, cavolo, dai, finisco il corso e poi arrivo. Ciao, faccio così, è possibile? Non è possibile, mi si attiva la fisiologia. Vado in urgenza, modalità urgenza, modalità problema, modalità civilizzazione, modalità stress, modalità folle. Questa è la fase simpaticotonica. In questa fase l'organismo consuma molte energie perché deve produrre molto cortisolo, che è l'ormone dello stress. Deve produrre molta adrenalina, noradrenalina, gli ormoni e poi tante altre cose che ci tengono iperattivi. C'è insonnia in questa fase. Il pensiero in questa fase è fisso sul problema. Non riesco a dormire di notte. Oddio, mio fratello è in coma, come faccio? Sono preoccupato, mi hanno licenziato. E non ho abbastanza soldi per mantenere la mia famiglia. Si attiva il fegato in questo caso, la ghiandola del fegato, quando c'è uno shock di mancanza di soldi. Se invece mi arrabbio, si attiva la cistifellea. Quindi ogni mio vissuto emotivo, psico-emotivo, viene somatizzato e se lo somatizza quella ghiandola, quel tessuto, quell'organo, quello giusto in base al mio vissuto. Quindi l'esperto, come me, in base al sintomo che mi dici, so che quale shock hai vissuto. Ah, il dottore ha detto che ho problemi alla cistifellea. Ok, tu ti arrabbi. Lo shock è di rabbia. Il dottore ha detto che ho un tumore, un adenocarcinoma al fegato. Adenocarcinoma al fegato significa che hai perso dei soldi. Cosa è successo? Sei stato licenziato? Cosa è successo con i soldi? Mi fa, sì, è vero, proprio 2 mesi fa sono stato licenziato. Eccolo lì. La somatizzazione è sempre collegata. Non si va per, non è psicosomatica che potrebbe essere.
È così, è una scienza. E quindi sempre io so qual è lo shock in base al tuo sintomo. Bene, in questa fase che sto ancora descrivendo, la fase simpatico-tonica, conflitto attivo dopo lo shock, non ci sono sintomi particolari. Non c'è infiammazione, dolore. No, qui c'è solo stress, fatica a dormire, freddo. Ecco perché noi incivilizzati siamo freddolosi e ci vestiamo. Uno dei motivi, non è l'unico motivo. C'è vasocostrizione. Questo per l'igienismo è molto importante. Vasocostrizione. Perché c'è vasocostrizione? Cioè il sangue e le energie non circolano bene nel corpo. Perché? Perché siamo in simpaticotonia. Qui le energie vanno verso i muscoli, verso l'esterno. Il sangue va verso l'esterno, non va verso gli organi vitali, che quindi non è che si ammalano, ma si indeboliscono. E se uno vive tutta la vita in questa fase, come le persone civilizzate, sempre stressate, vivrà tutta la vita in modalità vasocostretta, con la circolazione, che le varie circolazioni sanguigna, energetica, linfatica, che non funzionano, funzionano poco, funzionano meno, sono rallentate. Noi viviamo in questo modo qua, sempre agitati e impauriti. Ecco, ma in questa fase non ci sono granché sintomi. È come se l'organismo stesse facendo una corsa, o è come se quella ghiandola, il cuore, il muscolo, il ginocchio, non importa, una qualunque parte del corpo, stia facendo una grande corsa. Perché c'è un problema da risolvere, urgenza, fretta. Ok. La tiroide, ad esempio, ha come conflitto proprio specificatamente l'urgenza e la fretta. Ecco perché oggi è così gettonata e una donna su due ha problemi tiroidei. Perché ha sempre fretta e urgenza, ha troppe cose da fare. È proprio il conflitto della tiroide. Quindi il dottore ti dice che la tua tiroide è malata del morbo di Hashimoto. Ma non è vero. Non c'è un morbo o una malattia di Hashimoto. Quelle sono robe mediche che lasciamo a loro. La verità, o almeno la verità biologica, è che la tua tiroide sta facendo bene, si è messa in ipertiroidismo perché tu c'hai mille cose da fare. Capite quindi questa legge biologica, il corpo segue. Il corpo segue. Io ho tanta fretta e mi si alza la minima, la pressione, e la mia tiroide si iperattiva. E certo, così riesco a fare tutte le cose che devo fare. Il corpo mi aiuta a fare ciò che devo fare e si iperattiva. Ma non lo decido io, lo decide la psiche, lo decide l'inconscio, lo decide il sistema nervoso centrale, che sa quello che fa, perché non può sbagliare, non può dare ordini a caso, autoimmuni, non sa bene cosa deve fare. Lui coordina tutto perfettamente, è il sistema nervoso centrale, è il corpo vitale, sa esattamente cosa deve fare. Non sbaglia quando dà un ordine a un gruppo di cellule e dice loro prolifera, o dice loro aumenta di funzione, o dice loro blocca quella funzione, o dice loro altro. Fai più pipì, togli la pipì, ingrassa, dimagrisci, gonfia, sgonfia, metti la vista, togli la vista, dai la cera, togli la cera. Fa quello che deve. Chi gli ordina di fare ciò? Io, la persona, il soggetto. C'ho fretta, mi si attiva la tiroide. Ipertiroidismo, devo combattere, devo resistere, c'ho sempre qualcuno contro cui combattere o resistere, il capo ufficio, la moglie, la suocera, quello che vuoi, il vicino di casa, devo sempre combattere, resistere, allora il mio corpo va in iperglicemia, perché devo combattere e devo resistere, e quindi il mio pancreas, su ordine della corteccia cerebrale, del cervello, che sa quello che cosa fa? Mette tanto sangue in circolo, tanto zucchero nel sangue in circolo, iperglicemia. Non è la malattia del diabete, il diabete non esiste. Qual è il vero nome del diabete? Iperglicemia. Dottore, perché ho il diabete? La genetica, questo, quello, troppi zuccheri. No. Ma scusi, ma mio fratello gemello mangia 10 volte più zuccheri di me e non ha il diabete. Eppure lo nonno è lo stesso. Com'è? Scusi,
Com'è che io mangio tanto e sono magro, mio fratello gemello ma non mangia niente ed è grasso? Scusi, cosa succede? Ci sono degli shock che spiegano queste cose. Dei vissuti che la persona conosce. E quando io parlo con la persona e dico, è vero qui che tu fai questo? Sì, come fai a saperlo? Me lo dice il tuo corpo. È scritto nel tuo corpo. Il corpo è un linguaggio. Con le leggi biologiche noi conosciamo questo linguaggio. A volte è banale, semplicissimo, a volte è complesso e facciamo fatica, per forza, perché la vita è complessa, meravigliosamente complessa, ma se non hai paura, dici, vabbè, non ho ancora compreso bene, andiamo avanti, facciamo un po' di domande. Non c'è urgenza che muori. Perché il corpo dovrebbe suicidarsi? C'è urgenza che muori se ti investe un autobus, allora ci sono i medici. Anch'io chiamo l'ambulanza subito, quelli sono bravissimi, ti salvano la vita. Fantastico se ti investono, ti sparano, ti accoltellano, o cadi per le scale o altro. Ma se non c'è un incidente esterno, quelli bloccherebbero tutto. No. Il corpo sta già facendo bene. Lasciamolo fare, vediamo cosa succede col buon senso. È il buon senso che prevale. Non bisogna fare quello che dice Hammer o Diego. Bisogna seguire il buon senso. Ma se non hai le conoscenze, il buon senso ti dice di chiamare il medico, di intervenire o interferire anche quando non sarebbe giusto. Con le leggi biologiche noi sappiamo quando è giusto intervenire e quando invece è giusto non fare niente. E vedrete che il 99% delle volte, la cosa più giusta da fare, più sensata da fare, è non fare niente con intelligenza. Non fare niente con intelligenza. Scelgo di non fare niente, osservo. Ma lui ha la febbre a 40, potrebbe cosa? La febbre non è pericolosa. È un processo sensato del corpo, non è una malattia che viene dall'esterno. Questa se la sono inventata. È il corpo vitale che ti fa crescere la febbre. È un buon segno di guarigione avere la febbre, la febbre di crescita. Mica fa crescere solo i bambini, anche gli adulti crescono, ma non in altezza. E noi abbiamo paura di quello che fa il corpo. Con le leggi biologiche smettiamo di avere paura di quello che fa il corpo. Anzi, diventa una risorsa. Ah, la febbre, buono. Significa che ho risolto un problema. Bene, andiamo avanti. Dicevo che in questa fase il corpo non è autoguarente. No. Si guarisce da solo con molta più fatica. È lento, è lungo, non ce la fa. E non ha energie. Le energie sono tutte verso l'esterno, verso il pensiero. Infatti pensiamo. Ma non si risolvono i problemi pensando. Si risolvono, CL, qui risolvi il problema. Qui vengo licenziato, qui trovo un nuovo lavoro. Qui mi arrabbio, qui faccio pace. Qui mio fratello ha un incidente, qui mio fratello sta bene di nuovo. Capite? Io sono teso, preoccupato, agitato e il mio corpo è iperattivo, almeno in una parte di esso, ghiandola, tessuto organo, finché non risolvo il problema. E qui non ho altri sintomi se non agitazione, nervosismo, paura, insonnia. Non ho sintomi fisici. Sto bene in questa fase, devo combattere o scappare, sto bene. Ho iperglicemia, ho ipertiroidismo, ho la pressione che si alza perché sono sotto pressione, quindi la minima si alza. È un problema? No, è un problema se vogliono incasellarmi in una statistica. Ma io non sono statistico. Serena non è statistica, Giusy non è statistica. Sei tu ed è il tuo vissuto e solo tu sai qual è. Non devi delegare a nessuno. Con le leggi biologiche smetti di delegare. Deleghi solo al buon senso, è lui che sa. Ritorni al buon senso. Quando finalmente risolvi il problema, CL, conflitto lisi, sciogli il problema, molli, c'è un'azione, non un pensiero, ma un'azione, vai in questa, diciamo, seconda fase, vagotonica, che vedete è ben più grande di quella piccolina di prima. È la stessa, però è turbo. È speciale. E che cosa succede in questa fase? Qui c'è scritto fase di riparazione edematosa. Giusto? Riparazione edematosa. Vedete che la fase di soluzione non è una come la fase di conflitto attivo, cioè una fase di conflitto attivo e poi una fase di soluzione. No, la fase di soluzione è divisa in due da una crisi epilettoide che vediamo dopo. Non c'è la crisi epilettoide qui, il medico non la conosce. Invece nel programma speciale c'è, e dopo vediamo cos'è, super interessante. All'inizio c'è una fase A di riparazione,
poi ci sarà la crisi epilettoide e poi la fase B di riparazione. Vediamo la fase A, che è la fase sintomatica. È il fiatone dopo la corsa. È il fiatone, il ripristino, il recupero dopo la corsa. In questa fase ci sono i sintomi. Ah, finalmente mollo, mio fratello è uscito dal coma, ho trovato un nuovo lavoro, mio figlio sta bene, mi sono salvato dall'orso, il vicino ha cambiato casa, oppure ci ho parlato, ci ho fatto pace, ho risolto quel problema. È un problema, se vogliamo chiamarlo così, che tutti abbiamo ogni tanto dei problemi, no? Con quello, con quell'altro, con noi stessi, con i soldi, col vaccino, tutto. Bene, quando risolviamo il problema, abbiamo la tensione precedente, come un ribaltabile, per esempio quei camion che ribaltano. Ecco, qui in fase di conflittativo è accumulato roba. Finalmente sei arrivato a destinazione, hai risolto il problema, bo 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 bom, scarichi tutta quella tensione qui, in questa fase A. In questa fase A, questa qui, sintomatica, c'è il recupero di prima, della fase precedente, il ripristino, il fiatone dopo la corsa. Questo esempio calza molto, ora vi farò un esempio. In questa fase noi abbiamo infiammazione, infezione, dolore, stanchezza, febbre, la fase così chiamata malattia, ma di male non c'è proprio niente. Se non le cattive abitudini che hanno appesantito questa fase. Nel igienismo, uno dei significati etimologici di malattia è malus habitus, cioè pessima abitudine, brutta abitudine. Le brutte abitudini peggiorano la sintomatologia, perché il corpo è più intasato. Ma non c'entrano col sintomo. L'igienismo non causa malattie, o il non igienismo. Peggiora i programmi speciali, dopo magari approfondiamo questo aspetto che approfondiremo tantissimo nel corso. Tutte queste cosette che sto dicendo adesso chiaramente sono piccole infarinature, sebbene importanti e basilari, però che vedrete nel corso, imparerete davvero a menadito. Facciamo un esempio di fiatone dopo la corsa. Così comprendete che qualunque sintomo fisico avete avuto e avrete d'ora in poi, è come il fiatone uguale, la metafora calza, come il fiatone dopo una corsa. Allora, vi chiedo infatti, perché nessuno ha paura di un fiatone? Voi tutti avete avuto un fiatone, avete dovuto correre, prendere l'autobus all'improvviso, il treno, e quindi avete fatto una corsa e poi avevate il fiatone. Perché non avevate paura del fiatone? Perché nessuno ha paura del fiatone. Faccio questo esempio del fiatone perché è utile, perché tutti avete avuto un fiatone e nessuno ne ha avuto paura. Vediamo tra le tante risposte intelligenti, scusate se per il poco tempo non faccio rispondere voi, ma vado avanti, vi dico quali sono le due risposte più utili per comprendere che ogni sintomo è come un fiatone e quindi non c'è bisogno di averne paura. Prima risposta giusta e utile. Perché nessuno ha il fiatone? No, nessuno ha paura di un fiatone? Perché ne conosco la causa. Ho fatto le scale, ho fatto una corsa, ecco perché adesso ho il fiatone. Conosco la causa di questo sintomo. Perché? Giusto, no? Perché le persone hanno paura delle malattie? Diabete, tumori, quello che vuoi. Perché non ne conoscono la causa. Le persone civilizzate, perché i nativi non hanno paura delle malattie, le persone civilizzate hanno paura delle malattie perché non ne conoscono la causa. E allora cosa fanno? Vanno da qualcuno, il sistema medico, che non ne conosce la causa. Beh, sarà meglio smetterla, capite? Perché vai dal medico? Lui non conosce la causa della malattia. Conosce delle ipotesi e cerca di bloccarla. No. Con le leggi biologiche noi conosciamo la causa biologica di ogni sintomo. Ho questo determinato sintomo? La causa è la DHS precedente. Ho il fiatone, la causa è la corsa che ho fatto. E perché ho fatto quella corsa? Perché ero in ritardo. Quindi la causa è il ritardo.
In questo senso, vabbè, ci sono mille modi per dirlo. Primo motivo che vi spiega perché con le leggi biologiche noi non avremo paura più di nessun sintomo. Io non ho paura di nessun sintomo. Ho paura se mi accoltellano. Ma quando il mio corpo fa delle cose, anche se sono dolorose, vomito sangue, quello che vuoi, non ho la minima paura. Perché so che non può fare cose pericolose il corpo intelligente. Primo motivo, quindi, ne conosco la causa. Con le leggi biologiche noi ne conosciamo la causa. Secondo motivo del perché nessuno ha paura di un fiatone. Perché sai che passa. Non ne hai paura? Perché sai, non credi, non speri, speriamo che passi questo fiatone. No, lo sai che passa, tra 5 minuti non c'è più. Vero? Ne hai fatto esperienza? Sì, sì, sì. Per questo dici, sai che passa. Con le leggi biologiche è uguale. Se tu lo lasci passare, perché noi siamo specializzati nel bloccare i sintomi, adesso vediamo come facciamo, noi civilizzati non le facciamo una giusta, perché siamo basati sull'ego, invece che sul cuore. Sappiamo che questo sintomo viene per passare, viene per passare. È come un messaggero che ci lascia la busta e poi se ne va. Noi cosa facciamo? Non leggiamo la busta e ci teniamo il messaggero. È vero? Facendo così. La cosa da fare invece è dire grazie, arrivederci. Noi invece no. Noi andiamo da qualcuno che ce lo tolga. Non diciamo grazie ai sintomi noi. No, 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 li chiamiamo malattie. Non li vogliamo, li neghiamo, li rifiutiamo, li combattiamo, prendiamo gli anti-infiammatori, antibiotici, anti questo, anti quello. E pur di togliere questi sintomi ci avveleniamo, ci bruciamo, ci amputiamo. Rideremo, piangeremo e rideremo di queste cose. Così come piangiamo e ridiamo di 100 anni fa quando i medici ammazzavano la gente col mercurio, le sanguisughe e altro, e o di quando facevano altre robe strane, da qualche anno, quando ci svegliamo un attimo e comprendiamo che il sistema è un sistema di controllo, di sopruso e non ci vuole bene, né quello economico, né quello politico, né quello medico, eccetera. No. Qui non c'è nessun sistema superiore di controllo, è libera questa roba qua. È libera. È offerta gentilmente dalla natura. È già installata, già ce l'abbiamo. Gli animali già la conoscono. Cosa fanno infatti gli animali quando stanno male? Niente. Si riposano e digiunano. È quello che dovremmo fare anche noi. È quello che dovremmo fare anche noi. Ma non lo facciamo. Perché? Perché siamo interventisti. E sei pericoloso? Abbiamo paura, abbiamo dei dubbi. Vedete? Sai che passa con le leggi biologiche. Così come un fiatone, questo mal di testa, questo male alla spalla, questo adenocarcinoma, questo sarcoma, chiamalo come ti pare, qualunque sintomo sia, sai che è giusto, l'hai creato tu vivendo quella situazione drammatica, somatizzandola, e che adesso è un processo. Se lo lasci andare e lo ringrazi, lui va avanti e fa quello che deve fare. Andrà avanti. Bios significa vita nel tempo, biologiche, logiche per la vita, logiche per il bios. Bios, vita nel tempo. La vita va avanti nel tempo. Qui non parliamo della vita eterna, parliamo della vita nel corpo. La vita nel corpo, che non è eterna. Ha una nascita e una morte. Benissimo. Grazie alle leggi biologiche noi sopravviviamo di più. Questi sono programmi di sopravvivenza. Ci servono a sopravvivere. A sopravvivere. Non meglio. No. Sopravvivere, punto. Di più, quindi, diciamo. Però non meglio. Non portano la felicità ai programmi di sopravvivenza. Ti aiutano a sopravvivere. Se c'è un orso che ti insegue, diciamo che tu corri alla massima velocità della tua corsa, tu corri a 20 km orari. Bene, c'è un orso che ti insegue. Secondo te batti il tuo record? Sì. Come fai a batterlo? Perché c'è un programma speciale che ti iperattiva
e ti fa pompare il cuore, i polmoni, iperglicemia, ma quello lì c'è il diabete, ma chi se ne frega che c'è il diabete? Ha il diabete perché sta scappando da un orso, è giusto che abbia l'iperglicemia, capite? Mentre io sto scappando da un leone, il mio corpo è ipertiroideo, è iperglicemico, è malato di cuore, c'ha la pressione alle stelle, ma non è malato. Capite? È giusto che abbia quei sintomi, tra virgolette. Così come è giusto che quando mi salvo la vita dopo un minuto di corsa dal leone, c'ho un fiatone che mi spezza in due. È pericoloso? No. Sì, se ho 90 anni e non mi sono, e ho fumato tutta la vita, magari viene un infarto, certo. Però non è il caso che sto facendo, è il caso di una persona normale. Non sono malato. Così, se io, o chiunque di voi, per un anno litiga con la moglie, o col marito, o col capufficio, e combatte, e lotta, e soffre, è giusto che somatizzi il suo, e il corpo lo prende lui quella sofferenza. È giusto che io abbia la pressione alta, l'ipertiroidismo, il diabete. Non sono malattie, sono programmi speciali di somatizzazione del mio vissuto. È giusto che io li abbia, non vanno tolti. Vanno compresi e ringraziati e devo fare qualcosa che mi tolga da quella situazione drammatica, gestire quella situazione. Se posso gestirla bene, altrimenti devo gestire il mio mondo interiore. Cioè, la moglie ce l'ho, o me ne vado, gestisco la conflittualità, mi sposto dalla situazione conflittuale, o mi licenzio, eccetera, oppure gestisco il mio mondo interiore, cioè smetto di reagire in quel modo. Magari mia moglie dice così, ma sono io che reagisco male. Perché il problema, se vogliamo chiamarlo così, non è ciò che accade, è il mio modo in cui reagisco che viene somatizzato. Noi non somatizziamo ciò che accade all'esterno, somatizziamo il nostro vissuto, il nostro sentito, il nostro risentito. Quindi il vero lavoro è su di sé. E anche di questo ovviamente parleremo, perché noi, parlando molto in generale, la persona civilizzata, normale, non lavora su di sé. Dà la colpa all'altro, è lui che ce l'ha con me. E quindi io non cambio e continuerò a avere quel sintomo. Vado dal medico che prova a togliermelo in tutti i modi, anche ammazzandomi, ma la colpa rimane di quello lì, del vicino, lui l'antipatico. E invece no, con le leggi biologiche noi torniamo a lavorare su di noi. Io devo imparare a non farmi un fegato così a causa del vicino. Perché il vicino è antipatico. Però com'è che il carcinoma duttale epatico è venuto a me e a mia moglie no? E lei non si arrabbia come me. Quindi il problema è mio. Capite? È il mio modo di somatizzare, su quello devo lavorare. Vedremo che anche questo è quindi l'aspetto psico-spirituale delle leggi biologiche. Perché tutto dipende da come io vivo ciò che accade. Se non lo accetto e reagisco, partono programmi speciali e avrò dei sintomi. Se io lo accetto, tutto fluisce come deve fluire. Anzi, imparo. Ma visto che noi non riusciamo ad accettare tutto, e anche chi vi parla vive degli conflitti e degli shock, inevitabilmente, usiamo le leggi biologiche, cioè i sintomi, per conoscerci meglio. Ah cavolo, tutte le volte, ecco perché ho sempre mal di testa, perché io mi svaluto quando lei mi dice così. Bene, grazie mal di testa che mi spieghi come io reagisco alla vita. Grazie ai miei sintomi io posso conoscermi meglio, non sono più cattivi i sintomi, malattie, sono risorse. Non solo il corpo scarica la tensione dandomi dei sintomi, con i sintomi, ma mi dà anche il messaggio di come io vivo quella situazione. Ho male alle gambe, voglio andarmene via e non posso. Per esempio. Ok? Ho male alle mani, artrite, altri sintomi alle mani. Non riesco a trattenere qualcuno, non riesco a prendere qualcosa, non riesco a fare qualcosa, non posso più fare qualcosa. Prima suonavo il piano in giro per l'Italia, adesso col Covid non posso più andare a suonare il piano. E quindi mi ammalo, tra virgolette, alle mani, perché non posso più suonare il piano. È un esempio che mi è venuto così. Possibilissimo, no?
Assolutamente. Ha una malattia autoimmune alle mani questo signor pianista? Ma assolutamente no. Le mani stanno somatizzando il suo vissuto. Cosa bisogna fare? Comprendere. Non capire. Comprendere quello che ho appena detto. Se il pianista comprende, si rilassa e va in modalità autoguarente. Comprende, CL, si rilassa e va nella seconda fase. Questa modalità è proprio una fase, come in fisica, una modalità in cui vagotonica c'è vasodilatazione. Vagotonia significa che le energie sono libere, che il sangue torna ad affluire in modo equilibrato, ma all'inizio in modo squilibrato. Dopo tanto squilibrio verso l'esterno, ci sarà tanto squilibrio verso l'interno. Quindi c'è eccesso di vasodilatazione. Per questo ci sono dei sintomi forti, come edemi, dolori. Ma in realtà, poi, piano piano, bisogna essere pazienti, non pazienti del medico, ma pazienti col sintomo. Questa è la vera etimologia di paziente, ok? Non è il paziente del medico, è essere paziente del sintomo. In questo modo la vagotonia e la vasodilatazione fanno quello che devono fare, cioè aggiustare, come il fiatone. Puoi guarire un fiatone? No. Devi solo aspettare. Con i sintomi è la stessa cosa. Ma quindi non ci sono sostanze da prendere? No. Ci possono essere delle cose da fare a volte. Ma in linea di massima, no, anzi, c'è da togliere. Noi prendiamo troppo. Dottore, sono malato, cosa mi dà? Cosa devo prendere? Niente, digiuna. Ah, questo è un dottore. Qui, infatti, come tutti noi sappiamo, la maggior parte delle volte, quando si hanno dei sintomi, quando ci si ammala, diciamo, non si ha appetito, vero? Quando uno sta male, non ha molta fame. È l'intelligenza del corpo che ti toglie l'appetito. Ti dice, stai a letto e digiuna, ma dove vai? Stai a letto e digiuna. Ecco perché state capendo che i sintomi arrivano, vengono, quando hai risolto un problema. I sintomi vengono quando sei felice per qualcosa. Quando ti rilassi, ah, finalmente mio figlio sta bene, finalmente posso andare in vacanza, finalmente è finito sto delirio, finalmente, ah. Quando sei felice per qualcosa e ti rilassi, ti ammali. Ecco perché i bambini si ammalano sempre a Natale, a Pasqua. Ecco perché quando chi va in pensione si ammala. Ecco perché ci si ammala in vacanza. Guardate, con le leggi biologiche questa roba qua è quotidiana, eh? Puoi avere, se parli con le altre persone, esperienze quotidiane. Io parlo con decine di persone tutti i giorni, ma non puoi non verificarle quando le conosci un po'. Sia su di te, sul tuo passato, pensaci un po', ma cavolo, è vero, è così. Perché sono leggi, come se fai le scale c'è il fiatone. Voi conoscete qualcuno che può fare di corsa 20 piani di scale e non avere il fiatone? No. È impossibile. Vero? È impossibile. Tutti hanno il fiatone se fanno tante scale correndo. Okay? L'atleta giovane, meno di una persona anziana, ma anche l'atleta giovane a un certo punto avrà il fiatone. Perché è una legge di natura. Così è. E quindi noi usiamo queste leggi. Sono a nostra disposizione. Il dottor Amela ce le ha regalate, con tanta fatica. Così come la natura le ha regalate a noi, le ha sistematizzate. Un animale le conosce per istinto. Noi invece, che abbiamo perso l'istinto perché siamo civilizzati, dobbiamo studiarle. Va bene, studiamole. Non ci vuole tanto se le applichi. Se non le applichi, tutta la vita non capirai mai niente. Ma quando ti fermi un attimo, sono evidenti. Fateci caso, quindi, che i sintomi arriveranno, adesso vi descrivo, quando vi rilassate, quando siete felici perché è arrivata una buona notizia. È un premio la malattia.
Aspetta, aspetta, è andato via l'audio. Ah, ok, non ero solo io allora. Ecco. Ecco. Diego? Diego? Ah, ok, è un problema di Diego allora, mi sa. Sì. Un attimino. Mi sa che non ci sente. No, sta continuando a parlare? Ci sentiamo. Diego, ci senti? Noi non ti sentiamo più. Riattiva, ti ho disattivato, vai. Hai disattivato l'audio, ecco. No, l'ho disattivato io. No. Prova adesso. Che ridi, Francesca? C'è poco da ridere. No, scusa. Bravo. Disattivo. Meno male. Diego? Secondo me è meglio fare il segnale di diciamo, le braccia, perché entra, lui non... Esce e rientra, no. Proviamo. Cioè, se mettete le mani vicino alle orecchie, forse lui capisce, non so. Diego? Ma penso che abbia capito, perché ha scritto che il suo audio va, quindi non sta capendo. Okay. Allora, entra e riesci se ti va l'audio. Ah, ne sento, ok. Vediamo un attimino. One moment, guys. Come sta andando? Si capisce tutto? Sì, dai. Sì, è che ci sconvolgono queste cose. Sì, facile, dai. No, dai, mi spiega molto bene, molto chiaro. Allora, quello è mica gli insegnanti di livello qua all'Agape, ragazzi. Diego? Adesso va? Oh. Sì. Oh, eccolo, vai. Adesso vi sento. Sì, ti abbiamo perso per poco. Per un po', oh sì, per qualche minuto. La malattia è un dono. Gli ultimi 4 minuti, 3. È arrivato, la malattia è un dono, è un regalo. La malattia è un dono, è un regalo. E va bene, quindi vado. Vai. Avanti. Non sento più niente. Non so perché. Ok, la malattia è un dono, è un regalo. dicevo... in questa fase, quindi, abbiamo i sintomi. Stavo dicendo, spero che questo l'abbiate sentito, adesso lo ripeto, ditemi se l'avete sentito, Alberto, fammi sì o no con la testa, che i sintomi vengono quando abbiamo risolto un problema, quando siamo felici per qualcosa. Oh, questo l'ho detto. Bene. Ok, i sintomi di aggiustamento, di riparazione, c'è scritto qui, di riparazione, sono infiammazione. Quando c'è infiammazione nel corpo, è sempre questa fase qua. Non esiste infiammazione in conflitto attivo. L'infiammazione, cioè il sangue che va verso il sintomo, il sangue che va nel fegato, il sangue che va lì, che viene mandato lì dal sistema nervoso centrale, ovviamente. Il sangue fa parte della guarigione, l'infiammazione. Quindi l'infiammazione è un processo sano, intelligente, è il corpo stesso che lo fa, non va bloccata con antinfiammatori o altro, nemmeno antinfiammatori naturali. Sì, quelli naturali, fitoterapia o altro, non è che facciano male, è l'intenzione con le quali si usano. Non devo prenderli per togliere il sintomo, ma al massimo per lenire, perché non si può guarire la guarigione, non si può guarire la guarigione. Questo, cioè la cosiddetta malattia, è già un processo di guarigione in atto. Cosa vuoi guarire? Non puoi guarirlo. Dottore, ho il fiatone, mi guarisca. Cosa direbbe un dottore intelligente? Aspetti, tra poco è passato da solo. Funziona così. Certo, i sintomi sono più tosti di un fiatone, fanno più male, ma anche il fiatone... è veramente drammatico a volte, quando fai molta, molta, molta fatica, proprio dei dolori fisici, non è posto. Ma, vero? Dolore della milza, dolori terribili, ma
durano talmente poco e la ripresa è talmente veloce e sai che passeranno e li hai già avuti, quindi in più ne conosci la causa perché sai che ce li hai perché hai appena fatto quella mega corsa, che non hai paura. Se non hai paura, il gioco è fatto. Questo è il mio scopo qui, liberarvi dal, aiutarvi a liberarvi dalla paura nel vostro processo. Io l'ho già fatto, 14 anni fa. È meraviglioso non avere più paura. Alberto lo sta facendo, Fiorenza lo sta facendo, e insomma, mi confermate, voi che siete nel percorso come me, sì, che si sta bene senza paura. Sì, sì, no, confermo anche 28 giorni del ciclo che non hai spiegato ancora, però che lo spiegherai, no, non arriverai. Ci provo. Ok. Ci provo. Sì, tu hai già confermato le leggi, quindi hai già sperimentate. Sì. Perché ci sono proprio anche dei calcoli che possiamo fare, perché la fase di soluzione dura tanto la fase di conflitto attivo. E quindi, insomma, è tutto preciso, questa è scienza, non ci sono più dubbi. E quindi quando ti togli i dubbi, ti puoi rilassare. Se ti puoi rilassare, sei in fase vagotonica permanente. Quindi l'organismo, anche se può avere ancora dei sintomi, può fare ancora male, ancora prude, ancora da fastidio, eccetera, però sai che a breve passerà. E quindi dici, vabbè, ok, è come quando ti rompi un osso. Ok, mo c'ho la stecca o il gesso, per 15 giorni non posso usare il braccio, però, vabbè, ma come, ma non sei preoccupato? No, perché è preoccupato? Ma come, sei rotto il gomito? Vabbè, ma tra 10 giorni sono guarito, cioè, non sono preoccupato. Ok, tra un mese c'ho il polso, c'ho il gomito come prima, è uguale. Invece noi ci preoccupiamo, va bene. L'infiammazione quindi è un processo sempre vagotonico, di intelligente. Insieme all'infiammazione c'è sempre edema. Edema significa gonfiore. Infiammazione più gonfiore sono ciò che porta il dolore. Il dolore è anch'esso presente in questa fase, solo in questa fase, è importante perché il suo messaggio è fermati, non usare quella parte, riposati, rilassati. Non significa prendi un antinfiammatorio o un analgesico, significa adesso ti fa male la mano, non usarla, riposala, usa l'altra, oppure vai a letto, ok? Ho male, dottore, ho male al ginocchio, riposati. Questo dovrebbe dire il dottore. Non prenda questo, come fanno le pubblicità. Adesso ho male al ginocchio, prendo l'antinfiammatorio così posso usare il ginocchio, ma se mi fa male non devo usarlo. Il mio corpo mi sta dicendo di non usarlo. Cosa dovrò mai fare? Ascoltarlo. Questo dobbiamo fare. Se poi sai anche perché ti fa male il ginocchio destro o sinistro, con le leggi biologiche è possibile. Se poi sai anche perché da oggi mi fa male. Se oggi ho male al ginocchio è perché ieri sera, ad esempio ieri, ho risolto un conflitto. Un conflitto che riguarderà l'andare. E io quindi ti dirò, cosa hai fatto ieri? Finalmente sei andato da tuo figlio? Sì, ecco qui. Prima non potevi andare da tuo figlio, tu devi andare da tuo figlio. Un mese fa però non potevi più andarci perché c'era il lockdown, per esempio. E quindi sei stato un mese senza poter andare da tuo figlio. Non avevi male al ginocchio allora, ma il ginocchio stava scalpitando, stava somatizzando. Non posso andare da mio figlio, questa sofferenza, questa conflittualità. Quando finalmente puoi andare da tuo figlio, vai e ti viene male al ginocchio. Il ginocchio sta scaricando quella conflittualità precedente. È malato il ginocchio? No, si sta aggiustando al fiatone. Cosa devo fare? Cosa devo prendere? Niente. Devi ringraziarlo, parlarci. Grazie ginocchio, c'hai ragione, è vero, io ho sofferto tanto perché non potevo vedere mio figlio. Adesso tu stai manifestando quella mia sofferenza, grazie di farlo. Facendolo, gli permetti di andare avanti nel programma. Non facendolo, cioè odiandolo, bloccandolo, prendendo antinfiammatori, operandoti, tu torni indietro, si chiama recidiva. Ricrei il conflitto, la recidiva, la ricaduta nel sintomo che ti fa ripartire nel programma, e avviene, la crei tu, la creiamo noi civilizzati e solo noi civilizzati che rifiutiamo ciò che c'è,
Quando non vuoi stare male, non vuoi il sintomo, cerchi di mandarlo via, lo maledici, vai da qualcuno che te lo tolga, prendi qualcosa che ti tolga il sintomo, ne hai paura, allora te lo tieni, ciò che rifiuti ti sottomette, ciò che rifiuti si mantiene, ciò che accetti si trasforma invece. Quindi la cosa da fare è accettare ciò che c'è, comprendere. Certo, senza leggi biologiche a volte è difficile, con le leggi biologiche è molto più facile. E anche quando non riesci bene a capire cos'è, perché a volte capita, pazienza, è comunque un programma speciale, e anche se tu non hai capito bene, lui funziona comunque. Non è che devi per forza comprendere tutto, capito? Lui quante volte già abbiamo avuto dei sintomi che sono passati, anche senza averli compresi. Con le leggi biologiche ne comprenderemo molti e gli altri vanno avanti. E quelli più importanti che non riusciamo a comprendere ci lavoriamo, cresciamo, ci facciamo ulteriori domande, intraprendiamo anche altri percorsi, mica questa è l'unica verità. E cambiamo alimentazione, iniziamo a fare questo e quello e sperimentiamo la vita. Invece di andare dal sempre il solito che ci dà il farmaco. Ma che quella non è sperimentare la vita, quella è bloccare la vita, non ci siamo proprio. Insieme a infiammazione, edema e dolore, qui c'è a volte infezione. L'infezione è un termine vecchio per dire che c'è una proliferazione microbica. I microbi del corpo, i funghi, la tubercolosi o i batteri stanno aggiustando il nostro corpo. Ci sono tre classi di microbi nel nostro corpo. Dentro, adesso, nel nostro corpo, ci sono tre maxi classi di microbi. I funghi, che in soluzione danno il pus bianco, tipo candida, mughetto, ok? Aggiustano il tessuto. Tipo i micobatteri della tubercolosi, che danno il pus giallo, aggiustano il tessuto. Oppure i batteri, che danno l'infezione rossa, cioè c'è un'infiammazione rossa lì, e loro ricostruiscono i tessuti. Quindi questi tre grandi classi di microbi, che poi i medici studieranno e classificheranno in 100.000 modi, non ce ne frega assolutamente niente, così come al lupo o al nativo australiano non gli frega niente di conoscere i microbi del corpo. Tanto tra poco è passato, che me ne frega di conoscerli. Per me è la stessa cosa. Non mi interessa fare il tampone per sapere che tipo di batterio è, se è stafilococco, streptococco, gattococco, che me ne frega a me, tanto da poco è passato, lui sa quello che sta facendo, ok? Esattamente come se devo guidare un'automobile, non è che devo sapere tutti i componenti della macchina, altrimenti non la so guidare anche se non conosco tutti i componenti della macchina. Io ho già il meccanico interno, è il corpo vitale, mi fido di lui e sono a posto. Così come non so esattamente cosa combina il mio meccanico della mia automobile, perché è affar suo, mi fido di lui perché è competente, così io mi fido del mio corpo vitale che è competente e si autoguarisce. Allo stesso modo come mi fido del tecnico d'urgenza, che è il medico, il chirurgo, l'infermiere, l'infermiera, che sono competenti quando ho un incidente, quando mi accoltellano o cado dal terzo piano. Allora loro, mi fido di loro perché sanno fare benissimo il loro lavoro. Hai capito? Perfetto, tutto giusto così. Invece oggi ci fidiamo solo del medico. Ma il medico è abilitato alla malattia, ma non è abile nella salute. Eh no, è abilitato, ma non è abile. È meglio non andarci. E quindi, pericolo, lui è abile nelle urgenze, ma nella salute non sa niente, non sa niente di salute medico, non viene formato per la salute, viene formato per operare e dare farmaci. Quindi abbiamo confuso, capito? Servirebbe tutto un altro sistema medico di naturopati, igienisti, poi magari anche medicina cinese, tante altre robe, è ampia la cosa, ma già naturopati, igienisti che sanno fare molte cose. Poi c'è il medico d'urgenza, dovrebbe essere così, a mio avviso. Quindi l'infezione non è pericolosa quando c'è un'infezione, non è mai pericolosa, ne farete esperienza, e io sono sicuro di quello che dico, e vedrete. Ne ho neanche nei bambini, neanche nei cani, insomma, il corpo sa quello che deve fare. E in questa fase c'è stanchezza, infiammazione, infezione, gonfiore,
dolore, stanchezza, a volte c'è febbre. Benvenuta la febbre, è una infiammazione di tutto l'organismo, definizione che ho dato così al volo, ma per dire che il corpo vitale, aumenta la temperatura di tutto il corpo per guarire prima. È un turbo di guarigione la febbre, è un turbo di guarigione, non è mai pericolosa, a meno che uno non fa cose cretine come prendere tachipirina o altro, o stare con la testa sotto al sole ad agosto, ma la febbre è un processo organico intelligente, bisogna lasciarla fare e stare a riposo. Hai fame? Mangi. Non hai fame? Non mangi. Hai caldo? Ti scopri. Hai freddo? Ti copri. Basta, sei al sicuro. Che sia un bimbo, un adulto, un anziano, la febbre è sempre benvenuta e va ringraziata. Ora, dopo questa fase sintomatica forte, turbolenta, drammatica a volte, pericolosa? No. È pericolosa solo in base al tuo stato igienistico. Più sei intossicato, più è pericolosa. Ma se non sei intossicato, non è pericolosa. Le malattie non sono pericolose, sono programmi speciali della natura. Non c'è il pericolo. Spiacevole non significa pericoloso. Sono forti, drammatiche, ma non pericolose. Quando diventano pericolose? Quando non segui il buon senso igienistico. Cioè mangi, 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 bevi, fumi e il corpo è intasato. Allora non ce la fa a gestire. Ma in realtà questa fase è proprio la fase autoguarente. Noi abbiamo così tanti sintomi quando ci rilassiamo, perché viviamo sempre troppo stressati. Se vivessimo meno stressati e imparassimo a gestire il nostro mondo interiore e quindi a vivere conflittualità, ma a gestirle meglio prima, quindi tutto in modo più sobrio, tranquillo, con consapevolezza e tante altre cose, allora i sintomi continuerebbero ad esserci, ma sarebbero gestibili e sarebbero insegnanti, maestri. Ben venga quel sintomo, mi sta parlando di me. Quindi è formativa la malattia, eh? È un istruttore. Così come tutto ciò che c'è in natura, anche un fiore lo è. Noi abbiamo paura. Dopo questa fase di scarico ci sarà la crisi epilettoide. Cos'è la crisi epilettoide? È uno spasmo verso l'esterno. Vedete che la curva torna in simpaticotonia. Le energie qui vanno verso l'interno perché devono aggiustarsi. Modalità autoguarente. Modalità autoguarente dove il corpo è autoguarente solo se io sono rilassato e fiducioso di ciò che accade nel corpo. Sottolineo ancora questo aspetto, scusatemi. In fase di conflitto attivo noi siamo tesi, agitati, preoccupati, non ci fidiamo, abbiamo paura e quindi il corpo non è in modalità autoguarente, è in modalità rallentata, offuscata, anche la mente pensa, pensa, pensa ma non conclude niente perché pensa da sola, non c'è un soggetto, il soggetto è preoccupato invece di essere concentrato, dico il cuore, l'animo. Invece in fase di soluzione l'organismo è autoguarente e perché tu sei tranquillo, hai risolto, non pensi più al problema, non c'è più il problema. Ah! E in questa modalità rilassata, l'organismo, il sangue circola, le energie circolano e l'organismo è in modalità autoguarente. Qua. Ma solo se tu hai fiducia e sei rilassato, perché se torni nella paura, torni indietro, torni in modalità non autoguarente. Si chiama recidiva questo processo. Tu sei tranquillo, hai dei sintomi, però non sei preoccupato. Arriva uno e ti dice, se è una malattia grave, da quel momento, se tu ci credi, torni nella paura, fai ripartire il processo che stava andando verso la fine. Tu lo fai ripartire, la paura blocca e fa ripartire. Torna indietro, il freno a mano che ti mette in pericolo, la paura. È pericolosa. Dopo questa fase di recupero fiatone, ci sarà la crisi epilettoide che butta fuori ciò che non serve più. La crisi epilettoide è uno spasmo verso l'esterno dove l'organismo da solo elimina il più.
elimina ciò che deve essere eliminato il più. In fase di soluzione, infatti, quella parte, il fegato, i polmoni, quella parte, il ginocchio, viene pulita, viene rimessa in sesto, vedi, riparazione, viene rimessa in ordine e trova un nuovo ordine. Un nuovo ordine più pulito, sì, un nuovo ordine, giusto, fisiologico. E vengono tolte le cellule morte, i batteri morti, la polvere, le schifezze, e di conseguenza, alla fine di questo processo qui, ci sarà un grumo di schifo, un grumo di sangue, un grumo di roba vecchia, e viene eliminato. Quindi questa, la crisi epilettoide, sarà tipo una diarrea, una vomitata, un crampo, una crisi epilettica, uno spasmo forte. Sono spasmi forti verso l'esterno. Ad esempio, una crisi epilettoide è un parto. Il parto è una crisi epilettoide, è uno spasmo forte verso l'esterno che butta fuori, in questo caso non butta fuori schifezze, ma butta fuori bimbi. Però è una crisi epilettoide. E la gravidanza è un programma speciale. La facciamo nel corso, ora non la facciamo, ma la gravidanza è un problema speciale. È un'eiaculazione, è un orgasmo, che infatti buttano fuori, no? E la crisi epilettoide è, aiutami anche te, uno starnuto, un colpo di tosse, tanti tipi di crisi epilettoide, calcoli renali, cioè coliche renali, coliche biliari, un attacco di panico, un attacco d'asma. Con le leggi biologiche noi vedremo non solo i sintomi fisici e la loro espulsione, ma vedremo anche i sintomi psichici. Sono più sintomi contemporaneamente in conflitto attivo, avremo anche sintomi psichiatrici, come aggressività, logorrea, voglia di suicidarsi, anoressia, bulimia, tanti. Depressione, autismo, voci nelle orecchie, no? Visioni, paranoia, epilessie varie, vabbè. La crisi epilettoide, quindi è uno scarico, avviene alle 3 di notte. Avviene precisamente alle 3 di notte, minuto più, minuto meno, ovviamente. Può avvenire anche di giorno, ma in linea di massima alle 3 di notte. Adesso che lo sapete, ve ne accorgerete. È il momento in cui di solito ci si alza per fare la pipì. Bene, hai appena avuto una crisi epilettoide, oppure se è una mega pipì, la pipì stessa è una crisi epilettoide, è uno spasmo a buttar fuori, a volte può essere anche doloroso. La crisi epilettoide è un altro tipo di crisi epilettoide, quando esce sangue dal corpo, urini, sangue con le feci. A me è successo 8-9 anni fa, nessuna paura, fantastico, una crisi epilettoide, dissi. E uscì molto sangue, avevo dei dolori, mi sono andato in bagno di notte e ho inondato il water di sangue. Wow, che crisi epilettoide, fantastico! Capite reagire così? Non c'era nessuna paura. Il mio corpo di notte ha espulso un litro di sangue dal sedere. Come può essere una cosa pericolosa? Se ti fidi del corpo, è ovvio che lui sta facendo bene. Avevo male, ma non ero preoccupato. Queste sono le leggi biologiche. Non ho chiamato la guardia medica, il giorno dopo stavo bene. Perché devo fare cose pericolose come andare dai medici? Io mi fido del mio corpo. Quando farete esperienza delle leggi biologiche, e visto che studiate igienismo siete già a un passo, perché sono marito e moglie praticamente, gioco è fatto. Ognuno di voi ha i vostri tempi, ma in pochi mesi, cioè io ho 15 anni di esperienza, quindi è un'altra cosa, ma ci arriverete anche voi tra 15 anni, no? Già in pochi mesi si fanno passi da gigante. Gli amici qui che conosco e che vedo, già in un anno... cioè, tutta un'altra vita. E quindi è proprio così come vi dico. Né più né meno, è proprio così. La crisi epilettoide quindi è fantastica, butta fuori, lasciala fare, gli infarti sono crisi epilettoidi, ci sono due tipi di infarti, li vedremo nel corso ovviamente, non sono pericolosi, a meno che non segui l'igienismo.
Quindi ripeto che i programmi speciali e i sintomi sono pericolosi solo se non segui l'igienismo. Ecco, quindi se proprio, cioè non segui, se proprio fai l'opposto, ecco, e quindi sei intasato e intossicato, allora l'organismo non ce la fa. Ma se segui l'igienismo, l'organismo ce la fa, perché è pulito, e i programmi speciali filano lisci, potremmo dire. Dopo la crisi epilettoide c'è l'ultima fase, che è la convalescenza. Qui fase ricostruttiva cicatrizzante. Qui il più è fatto, non ci sono più tanti sintomi, ti senti sempre meglio, ogni ora meglio, ogni giorno meglio, e quindi il più è fatto. Non c'è più il pericolo, come si dice, sei fuori pericolo, perché non sei mai stato in pericolo. I medici dicono sempre, l'abbiamo acchiappata per i capelli, meno male che è venuta, ma lo dicono di prassi, non acchiappano proprio niente. Quando il corpo fa da solo, se c'è un incidente esterno, sì, ok? Ma altrimenti era meglio se stavi a letto, sto parlando in generale, poi ci sono delle eccezioni in cui è meglio andare dal medico, ma sono rarissime. Se stai a casa e digiuni nel tuo letto fiducioso, 99,99% delle volte stai meglio che andare dai medici che bloccherebbero. Non sono cattivi, è che loro hanno studiato che il corpo è stupido, capite? Hanno le basi sbagliate, ok? Solo questo. Quando invece c'è un incidente esterno, fantastici, sono dei salvavita. Ora, ultime cose da dire, quanto tempo ho? Vado. La recidiva l'abbiamo detta, è molto molto importante, sì, comprenderla. 20 minuti circa. Va bene. Così lasciamo le domandine, un po' di spazio per domandine dopo, magari. Che dici? Sì, sì, ok. Certo. La recidiva l'abbiamo capita, la ripeto velocemente perché è straordinariamente importante. Quando abbiamo dei sintomi e noi non li vogliamo, cerchiamo di mandarli via, li malediciamo, ce ne lamentiamo, ne abbiamo paura, andiamo da qualcuno che ce li tolga, può essere anche l'erborista, naturopata, shatsuka, basta che mi togli sto maledetto sintomo, stai recidivando, cioè lo stai ricreando, perché torni in simpaticotonia. Questo significa che stai creando la malattia cronica. Non esistono le malattie cronico-degenerative, le creiamo noi perché rifiutiamo il sintomo. Vi assicuro che se invece lo ringraziate, lo ascoltate, lo accarezzate letteralmente, ve ne prendete cura, grazie sintomo, scusami se ti ho maledetto e non ti volevo, ho cercato di mandarti via, mi dispiace, io non avevo capito che tu sei buono, adesso ho capito, ti voglio bene. Grazie, instauri un dialogo d'amore col sintomo. Non sto scherzando, ci parli. È la stessa cosa che dicevano Jung e tantissimi altri maestri, sia spirituali, sia di medicina o di psicologia o di psichiatria. Parlare col sintomo, è che il sistema non ce lo dice, perché il sintomo è una malattia cattiva. Lo schiavo va dal medico e si fa togliere il sintomo. Il saggio no, il saggio ascolta ciò che c'è, non ha paura della vita, impara dalla vita, qui c'è solo da imparare, il nostro corpo è un maestro, dobbiamo ascoltarlo, con le leggi biologiche riusciamo meglio a farlo, è uno strumento per poterlo fare meglio, uno dei migliori, non l'unico, per fortuna, altrimenti se uno non lo conosce è fregato, no? Ci sono altri sistemi, certo che questo qui è veramente straordinario. La recidiva, quindi, cioè la cronicità, si spezza, si blocca ringraziando il sintomo, prendendotene cura, parlandoci tutti i giorni, due minutini. Poi vi spiegherò meglio come si fa, per adesso va bene così. Parli, ascolti, accarezzi, dialoghi con amore col tuo sintomo. Da solo, tranquillo, due minuti al giorno. Così vedete la mia voce è già cambiata, perché sono abituato a farlo e provo affetto per i miei sintomi. Beh, l'opposto, tenerezza, dolcezza, affetto, è l'approccio femminile al sintomo, invece di quello maschile, botte, dente per dente. No, non ci siamo. Carezze, guancia per guancia. Ecco, meglio. Ultimo argomento è quando noi viviamo un conflitto piccolo, avremo un programma speciale piccolo,
e ci interessa relativamente. Questo shock diventa una sciocchezza. Chi se ne... Quando il programma è medio, come diciamo la maggior parte delle volte, no, la maggior parte delle volte è piccolo, come accade spesso, una volta a settimana, una volta al mese, una volta ogni 3-4 mesi, accadono dei bei programmi speciali, un tradimento, un licenziamento, quelli sono grandi, comunque qualcosa di medio forte. Allora lo somatizzerai e avrai un bel programma speciale che ti darà dei bei sintomini. La cistite, se hai sentito il tuo territorio invaso, non sono riuscito a marcare il mio territorio, cistite, la pipì marca il territorio. Oppure se ho un problema alla cistifelle perché mi sono arrabbiato, in base a cosa ho vissuto, come mi sono sentito quando mi hanno rubato la macchina o ho vissuto quella situazione o altro, il mio corpo lo somatizzerà, prima si iperattiverà e poi mi darà quei sintomi. Dal sintomo io capisco cosa ho vissuto quando è successa quella cosa. Grazie sintomo che mi stai dicendo, stai scaricando il mio stress e mi stai dicendo come io vivo le avventure della mia vita. Grazie. Capite che è tutto l'opposto di botte, farmaci, paura, esami, esame sbagliato, falso positivo, e di qua, e vado a Milano, e vado da quell'altro. Ognuno dice una cosa diversa. Come può essere una scienza che ogni medico dice una cosa diversa? No, qui ogni esperto delle leggi biologiche dice la stessa cosa. Perché il ginocchio a quello serve, l'occhio a quello serve, i denti a quello servono. Le leggi biologiche sono basate sulla funzione di organi, ghiandole e tessuti. E la funzione della nostra tiroide è uguale per tutti. Non è che Alberto c'ha la tiroide che serve per vedere, Marco c'ha la tiroide che serve per ascoltare, Giorgia c'ha la tiroide che serve per andare. No, la funzione è la stessa. La funzione è accelerare il metabolismo. Quindi il conflitto della tiroide è sempre lo stesso, fretta, urgenza. L'utero ha i suoi conflitti. Non è che l'utero di Fiorenza è diverso dall'utero di Sofia o dall'utero di Laura. La funzione è sempre la stessa, riguarda la tua femminilità e la tua sessualità. I conflitti dell'utero sono gli stessi. La prostata serve alla virilità, alla mascolinità. Non è che la prostata di quello è diversa dalla mia. Ok? La funzione biologica è la stessa. Il vissuto è lo stesso, però devo ascoltare la persona, perché io vivo la mia virilità in un modo diverso da come la vive Alberto, Francesco, eccetera, perché è soggettiva. Il medico, l'esperto, il naturopata, l'igienista deve fare delle domande alla persona. Come vivi la tua virilità? Come ti senti? Cosa hai sentito in quel momento? Cosa è accaduto? Oh, allora tu ti esprimi, e tiri fuori. È molto importante parlare. Oggi ci sono le macchine che ti leggono, ma non ci siamo, non è più una scienza e un'arte, è una cosa finta. Non dico che sia totalmente da buttare, ovviamente, però ha perso. Crediamo che sia migliore, ma non è così. È automatica, non è più quindi autentica e non ci siamo. Quindi in questi casi dei conflitti medi, ci sarà un aumento della funzione. L'organismo ce la fa a gestire quella conflittualità aumentando la funzione della tiroide. La mia tiroide produce 5 molecole di tiroxina al secondo, qui la mia tiroide, la tiroide di tutti, produce più o meno 5 molecole di tiroxina al secondo per fare quello che dobbiamo fare. Quando c'ho un'urgenza, l'urgenza è il conflitto della tiroide, la tiroide deve, se l'urgenza è media, produrrà 5.000 molecoline al secondo di tiroxina. Ok? Bene, grazie, tiroide. Ce la fa da 5 a 5.000. Ma quando l'urgenza e il conflitto è molto più grande, quando viviamo una situazione più grande di noi, una cosa enorme che non riusciamo a gestire, troppo grande, ok? Non mi rubano la macchina, ma mi ammazzano il figlio. Ok, una cosa forte, una cosa molto grande, più grande di noi che in quel momento non sappiamo gestire, allora quell'organo, quella ghiandola, quel tessuto aumenteranno di dimensioni, ci sarà una proliferazione cellulare, perché non ce la fa solo con 5.000 cellule, la tiroide ad esempio, a gestire quell'urgenza. Necessitano 10 milioni di cellule per produrre tutta quella tiroxina. Capite cosa significa?
È come se io dovessi affrontare un pugile molto più grosso di me. Devo fare massa, devo diventare grosso. Quindi mi crescono dei tumori muscolari che mi fanno diventare più grosso. Questi tumori sono utili. Non ho ancora incredibilmente usato questo termine, mi sembra. Utilità. I programmi speciali sono utili, sensati, giusti. Quindi quando vivo una situazione molto drammatica, ad esempio, mettiamo che io sia una femmina, quindi abbia i seni, mio fratello viene investito, io mi preoccupo per lui, allora mi cresce un adenocarcinoma nel seno. Il mio seno prolifera e mi si attiva, iperattiva, e mi fa allattare chi sta male, quindi cresce un nodulo nel seno. Questo nodulo è un tumore. È un cancro, è un adenocarcinoma, ma non è pericoloso, non è impazzito. Cresce perché è giusto che cresca, perché così io mi prendo cura, all'atto in questo caso, di mio fratello. Se fossi femmina, i maschi non vengono i tumori insieme. Cresce senza sintomi in conflitto attivo. Quando mio fratello starà bene, esce dal coma, io mi rilasso. È ancora necessario che cresca questo adenocarcinoma? No. E l'adenocarcinoma viene tolto, come un brufolo. Cresce un brufolo, se ne va il brufolo. Viene tolto in soluzione. I tumori sono programmi speciali uguali agli altri programmi, ai brufoli, alle cisti, al mal di testa, uguali. Hanno un nome che fa paura. Carcinoma, sarcoma, mesotelioma, melanoma, linfoma. Oma significa massa, per questo viene usato spesso oma, in greco significa massa, quindi linfoma, carcinoma, sarcoma, mesotelioma, tutte masse. Bene, pericolose? No. Impazzite? No. Maligne? No. Giuste, sensate, utili, non pericolose. È vero che ci sono dei casi in cui la massa diventa molto grande, rarissimi, ma ci sono. In quel caso lì il sistema medico può essere d'aiuto. Ma in linea di massima non sono così grandi, lo sapete, 2 centimetri, 4 centimetri, 6 centimetri, poca roba non pericolosa, ve l'assicuro. Infatti si sa, ormai, si sa che molti anatomopatologi hanno visto che un sacco di gente morta in incidenti aveva 3 o 4 tumori e non era morta di tumori. Quindi aveva dei tumori da tempo, ma è morta di incidente. I tumori non sono pericolosi. Sono pericolosi se vi fate avvelenare e se avete paura. E così come crescono in conflitto attivo, se vengono tolti o incistati a volte, incistati, diventano una cista, un adenoma, un fibroadenoma, in soluzione, oppure vengono tolti. Invece altri tumori crescono in soluzione e rimangono come cisti o rimangono perché sono utili. Un nodulo tiroide, un nodulo seno, rimangono e non è un problema. È un problema per i medici, per loro tutto è un problema, perché loro conoscono solo questa fase. Qualunque cosa che avviene fuori dalla norma, tumore, malattia, pericolo. Ma non c'è solo la norma nella vita, c'è anche la specialità. Hai capito? Quelli ci vogliono tutti incasellati, tutti uguali. Tra poco diranno che dobbiamo essere alti 1,70 e quelli fanno fuori quelli più da 1,69 in giù e 1,71 in su. È una legge, quindi tutti obbediscono. Dobbiamo smetterla di obbedire. Dobbiamo obbedire al buon senso, no alla follia. Che dico? Questa è la verità. E qui c'è questa verità biologica. Quando il medico, di cui la gente non si sa perché si fida, forse perché c'ha il camice, gli ricorderà il padre, così, ci hanno abituato così. Ti dice, signora, lei c'ha un tumore, tu ti prendi un colpo, vivi uno shock, oddio, c'ha un tumore. E in base a come reagisci, ed è facile reagire di solito, somatizzi un altro programma speciale. Se è il tuo primo pensiero viscerale, profondo, quando l'oncologo col camice che tu credi che sappia quello che sa quello che dice, invece non lo sa, perché non sa cos'è un tumore, crede che sia una roba impazzita maligna, che non esiste. Tu vivi uno shock, se dici oddio muoio, si attivano i polmoni, perché i polmoni somatizzano il conflitto della morte, mia o per altri, e cresce un adenocarcinoma nei polmoni. Il medico, se lo trova, lo chiamerà metastasi ai polmoni.
Se ti arrabbi, si attiva la cistifellea o lo stomaco e dirà metastasi allo stomaco, metastasi epatica. Se ti svaluti, si attivano le ossa e dirà metastasi ossee. Le metastasi sono il nuovo programma speciale che ti cresce, ti parte, perché tu reagisci, hai paura quando il medico ti dice lei ha un tumore. Gli oncologi non lo sanno ovviamente, ma sono loro stessi che creano le metastasi, facendoti vivere uno shock in un ambiente totalmente sballato, che è l'ospedale, con un tatto che spesso non c'è, perché spesso i medici non hanno tatto, gli è stato tolto all'università, quando invece è proprio il cuore caldo, le mani calde, l'affetto, il potere del medico. Non si preoccupi, signora, non è niente. Ah, detto da un medico, è importantissimo. Oggi i medici dicono l'opposto, ti creano nuovi shock, senza saperlo, perché sono stati plagiati anche loro. Quindi tumori e metastasi non sono più pericolosi con le leggi biologiche. Non posso dire che sono acqua fresca. Io non sto dicendo, ma chi se ne frega, ho 7-8 tumori, ma Diego mi ha detto che non è niente, vado a fare la passeggiata. No, sto dicendo di usare il buon senso e la conoscenza. Usandoli non c'è più bisogno di aver paura ed è possibile assolutamente gestire queste cose. Io ho centinaia di esempi, io stesso e anche tantissime altre persone che seguo, ho tantissimi testimoni, le leggi biologiche sono da 40 anni verificate, sperimentate, il sistema che ci domina usa le leggi biologiche a livello alto, ma chiaramente alla massa non le hanno tolte. Sono state verificate in 5 università europee le leggi biologiche, ma sono state nascoste nei cassetti, perché farebbero cadere tutto il sistema accademico. Ultima cosa da dire, Alberto, è questa, che ognuno di noi ha una lateralità biologica, in base a come applaude, vedete io sono destrimane perché la mia destra batte sulla sinistra quando applaudo, i mancini applaudono battendo la sinistra, provate anche adesso in diretta senza avere niente in mano, applaudite come se foste a teatro, eh? Bene, in questo modo voi capite se siete destrimani perché batte la destra sulla sinistra o mancini perché batte la sinistra sulla destra. Bene, grazie a questa cosa con cui ci si nasce e noi sappiamo per la maggior parte dei conflitti, approfondiremo nel corso, nel master, perché abbiamo i sintomi a destra o a sinistra del corpo. Perché ho male un dente a destra e non alla sinistra? Perché a destra, l'occhio, tutte le parti doppie, chiaramente il cuore, sì, anche il cuore, c'è cioè il ventricolo destro e sinistro, il fegato non vale, è lo stomaco no, perché sono singoli. Le parti doppie, le spalle, eccetera, hanno una lateralità. La lateralità come funziona? Funziona che abbiamo una parte dominante, che è quella che batte, e una parte non dominante, che è quella che riceve. Bene, la parte non dominante, quindi la mia sinistra, vive i conflitti con la mamma, i figli e i cuccioli. Mamma, la mia mamma, i miei figli e i cuccioli che seguo, nipoti, cani, gatti, eccetera. Invece la parte dominante vive i conflitti con tutti gli altri, il papà e tutti i partner, mariti, mogli, amici, amiche, fratelli, sorelle, colleghi, colleghe. Ok? Con questa legge, con questa regola, noi sappiamo sempre perché mi si è attivato quel seno, destro o sinistro, quel testicolo, quel ginocchio, quel piede, quell'orecchio, perché c'ho male di qua e non di là, perché quel giorno, perché da quel momento. Con le leggi biologiche noi possiamo fare i calcoli, sappiamo cosa accade, è straordinario e non abbiamo dubbi. Abbiamo fede non significa credere perché l'ha detto qualcuno, significa assenza di dubbi perché l'hai sperimentato talmente tante volte che sei sicuro. Bene, ci sono tante altre cose da dire, ma come introduzione va bene così. Va bene, allora ragazzi, domande? Vediamo un po'. Vedete pure l'audio e andate. Io, Alberto, posso? Vai Angela, prego. Sì, esatto, perché, vabbè, interessantissimo sicuramente e ti apre tante domande, tanti dubbi, più che altro non per la situazione
in prima persona, ma come chi mi conosce sapete, no, la situazione che ha avuto mia figlia, no, reduce dalla leucemia, quindi adesso che sto facendo questo percorso mi stanno venendo delle cose come per dire, ma adesso se dovesse risuccedere mi troverei veramente stavolta frastornata, perché mentre quando è successo 3 anni fa confidavo nella medicina allopatica, ma perché solo quello c'era, perché la paura te la mettono tanta, no, la parola leucemia, sono morta in un secondo, e adesso io quello che penso adesso, cosa farei adesso? Cioè io in questa fase che ancora ho appena iniziato il percorso igienista, quindi mi trovo una via così, sarebbe un bel problema, perché adesso non vorrei più fare un percorso che vedo, però non è che sono fatto il percorso come avete fatto voi e potrei stare tranquilla, soprattutto quando si parla di un'altra persona che non sono io, no? Me stessa, quindi decidere su di me potrei decidere, sì, col tumore ok, vediamo, facciamo, però con un'altra creatura, no? Diventa complicato, quindi non lo so, nelle tue esperienze ci sono stati genitori che hanno fatto questa scelta di aver fiducia, insomma, nei sintomi comunque dei loro figli, cioè questa è la cosa che più adesso mi crea movimento, ecco, in testa. Esattamente. Con le leggi biologiche questa situazione può essere gestita in modo abbastanza sicuro. È chiaro che bisogna valutare caso per caso, ok? Quindi bisogna valutare tutto nel modo migliore possibile. La leucemia è una fase di soluzione, avviene già in guarigione, una fase di soluzione non pericolosa, nonostante i valori siano per i medici allarmanti, ma non lo sono dal punto di vista biologico, serve solo molto riposo e comprensione e buonsenso. È la fase di riparazione di un conflitto del sangue, ovviamente. E il conflitto è una grave svalutazione di sé. Sono sbollato, non valgo, non riesco, non ce la posso fare. Si attiva infatti il sangue e il midollo. Non merito, non valgo, sono smidollato, non ci riesco. Poi bisogna parlare con la persona per comprendere cosa tra queste ha vissuto, e quindi in conflitto attivo la persona si è svalutata molto, c'è stata una riduzione di tutti i valori del sangue, anemia, eccetera, e poi in soluzione, quando si è rivalutata, si hanno i valori che proliferano e si alzano, tra i quali anche quelli dei globuli bianchi, che viene chiamata leucemia. I medici dovrebbero dire il suo sangue adesso ha tanti globuli bianchi, ma non si preoccupi, con un po' di riposo va tutto a posto, lei si sentirà un po' stanca, ma tra poco passerà. Ecco, invece non viene fatto. E ora certo, quando si tratta di un figlio, di una figlia, insomma, non del proprio corpo, è più difficile, hai ragione, e quindi non è certo il conflitto migliore per iniziare a sperimentare le leggi biologiche, soprattutto se hai i parenti contro. I medici saranno sicuramente contro, i medici normali, e ti daranno della pazza e altro, ma la cosa migliore da fare sarebbe, sicuramente il percorso igienista è l'accompagnamento giusto, ma comprendere e far comprendere, se è possibile, se la bambina è abbastanza grande, cosa è accaduto, e piano piano, o anche veloce veloce, dipende, è il buon senso che decide, non c'è un protocollo, capito? È il buon senso che decide, e togliere i farmaci, togliere le operazioni e tornare nella vita normale più possibile, di modo che l'organismo, il sangue in questo caso, il midollo osseo, possano riprendersi a funzionare. Però ho disposto molto in generale, cara, dipende. Però con le leggi biologiche noi sappiamo che cos'è la leucemia, e sappiamo che i valori medici si alterano continuamente. Dovete capire che per i medici la fase di aggiustamento di questa cosiddetta malattia è la malattia stessa, come spesso accade. Cioè ciò che i medici chiamano leucemia, e quindi tutte le volte che c'è farmaci, operazioni, altro, è la fase di aggiustamento. Quindi qui più che mai
vige la frase di Amer: non si può guarire la guarigione. Finché, cioè dalla leucemia, difficilmente se ne esce col sistema medico, perché il sistema medico ti tiene monitorata continuamente e ogni volta che i valori peggiorano, che è la guarigione, ti bloccano tutto. Quindi loro bloccano la guarigione a oltranza. Quindi bisogna andarsene dal sistema medico, perché altrimenti ti bloccheranno sempre la guarigione. E a volte è linfoblastica, a volte è leucoblastica, a volte è quello, a volte leucoblastica, insomma si inventano una malanga di nomi. Amer nei suoi libri ne parla molto della leucemia e dà tantissimi esempi meravigliosi di guarigioni, e in tutti i casi è il buon senso che ha prevalso, cioè non fare niente con intelligenza. Ora io chiaramente sto parlando molto in generale, Angela, non ti sto dicendo manda tutti a quel paese e non fare più niente, perché le leggi biologiche non sono questo, sono buon senso, ok? Quindi bisogna usare il buon senso. E a volte è veramente scappare, ma a volte no. Quindi se vuoi io ci sono per approfondire l'argomento, che ovviamente va approfondito, non è che è esaustiva questa mia risposta. Sì, infatti io volevo solo chiudere che faccio io, che il mio approccio adesso è che comunque questa recidiva non arriverà più, perché cioè sono convinta che ormai mia figlia abbia superato questa fase, è già cambiata di carattere, è un'altra persona, quindi io vivo con la sicurezza che lei non gli arriverà più, proprio perché emotivamente, emozionalmente è già cambiata, che è quello che le ha causato la leucemia. Quindi perlomeno sto vivendo in questo modo, perché sento ogni giorno mamme, amiche mie, che i figli rientrano con la recidiva. Adesso non ho più paura, ho avuto la notizia ieri, ho detto no, ma Emma, non ci arriverà la recidiva, non le viene, sono certa. E lei la convinco proprio tutti i giorni che lei ormai... cioè non, che non tornerà, che facciamo una vita bella, che deve essere felice, deve pensare solo a essere felice e vivere tutto appieno. Perlomeno io sto così, questo è il mio approccio adesso. Va benissimo. Voglio sottolineare un aspetto, aspetta Alberto. Dimmi, vai. Voglio sottolineare un aspetto perché è fondamentale per tutti. Togliersi anche il modo di parlare dove la malattia ritorna, c'è una ricaduta della malattia, non c'è la malattia, il corpo segue. Tua figlia ha vissuto un programma speciale, sta vivendo un programma speciale, e se si abbandona adesso e molla, il programma speciale va avanti ed esce dalla curva. Non c'è una ricaduta della malattia. La malattia non è un'entità nosologica che può decidere da sola. E quindi fortuna, sfortuna. Speriamo che la malattia di mia figlia non vada avanti, speriamo che passi. Sta a te farla passare, se ti rilassi passa, se hai paura non passa. Ma il medico non la sa questa cosa e quindi bloccherà. Attenzione. Va bene. Ok, Thomas, ho alzato la mano, prego. No, vabbè, io volevo dare un supporto un attimo a Angela, che ha chiesto pareri in merito a chi ha figli. Ovviamente, innanzitutto, non ho sicuramente mai passato una situazione grave come la tua. Mia figlia ha 9 anni, ok? Non so quanti anni abbia tua figlia. Ok. Non so come aver reagito io, quindi quello che ti posso dire è che per mia esperienza io ho conosciuto l'igienismo prima che nascesse mia figlia, quindi per mia fortuna sono riuscito a cercare di non mettergli la paura della malattia. Cerco di trasmettere a lei proprio il fatto che quello che arriva viene come un programma. Poi, ovviamente facendo la scuola ho conosciuto le leggi biologiche anche grazie a Diego, quindi questa è stata una sorta di connessione. Però è fondamentale quello, è fondamentale. Immaginatevi se tutta questa generazione attuale di bambini crescessero con questa idea. Non ci sarebbe più la paura. È quello fondamentale. Poi ovviamente non si risolve tutto così, dal nulla. Però la consapevolezza è una cosa fondamentale,
e credo che bisognerebbe lavorare tanto su quello, soprattutto sui figli e sulle generazioni che arriveranno, insomma. Quindi questo mi viene da condividerlo, giusto per darti supporto. Poi, certo, ripeto, una situazione come la tua non è facile, posso solo immaginarla, perché sono padre, però non la posso vivere. Hai detto una cosa, esatto, la sai solo tu. No, è vero, no, ti ringrazio. In effetti, da domani metto in pratica anche, esatto, questo. Andiamo a rianare con lei e glielo comincio a adurre questo nuovo significato. No, assolutamente, quindi ti ringrazio. Giusto, ottimo. Grazie, sì, per la condivisione, Thomas. Grazie a te. Prego, Nancy, vai pure. Grazie a tutti. Una domanda facile, Diego. Io non ho capito la mia lateralità, perché a volte, quando ho provato in passato, un sacco di volte, a volte avevo la mano sinistra sopra e spesso quella destra. Non so. Sì, capita a volte che una settimana applaudi con la destra, una settimana con la sinistra. Ci sono alcune persone che... Un periodo sopra la sinistra, per un altro sopra la destra. Sì, ci sono certe persone che non si capisce, ne ho conosciute altre. Lì è il sintomo che poi ti spiegherà, ti darà la conferma definitiva, perché il corpo poi non mente. E quindi se hai un conflitto con una certa persona e ti ammali, tra virgolette, cioè è un sintomo, da quale parte è il sintomo, capisci con chi, qual è la tua lateralità. Quindi se hai una conflittualità con tua sorella e, finita la conflittualità, ti ammali nella spalla destra, capisci che sei destrimane. Capito? Ok. È il corpo stesso che te lo dice. Grazie. Invece, qual è il conflitto della perdita di memoria? Le separazioni. Lutto, separazione. Non lo ricordavo più. Ok. È un conflitto che si dimentica. Grazie. Le separazioni leggere portano... Le separazioni leggere, leggere. Che portano un po' di sofferenza con sé, si somatizzano nella pelle, dermatiti e un po' di perdita di memoria a breve termine. Le separazioni drammatiche, dolorose, si possono somatizzare con la vitiligine e un po' di perdita di memoria. Le separazioni molto forti, quindi arriviamo ai lutti, si somatizzano con reumatismi, nevralgie, reumatismi e forte perdita di memoria. E quando le separazioni, i lutti, gli abbandoni diventano più di uno, non uno solo, ma più di uno, allora lì la perdita di memoria diventa importante, tipo Alzheimer. Le cose da fare sono, anche in questo caso, ringraziare il sintomo e non preoccuparsi per non recidivarlo. La perdita di memoria è un sintomo psichico derivante dai lutti e dalle separazioni, quindi in realtà è utile, perché così soffri di meno, perché ti dimentichi della sofferenza, no? Del lutto ti dimentichi, e quindi è una bontà della natura, è una specie di fuga dalla realtà biologica. E quindi la persona cosa deve dirsi? Va bene, ho un po' di perdita di memoria, un po' di perdita di colpi di memoria, va bene, passerà, ti rilassi e fai buon viso a cattiva memoria. Altrimenti recidivi, dopo peggiora. Se invece pazienti e dici, vabbè, non mi ricordo le chiavi, al massimo ci si organizza, no? Ti fai un doppio mazzo di chiavi, no? Sai, queste cose qua, chiedi aiuto, però non drammatizzi, altrimenti recidivi e peggiora. Ho risposto un po' in generale ai conflitti di memoria. Grazie mille. Prego, quindi... Con le leggi biologiche noi sappiamo anche le cause delle dermatiti, della vitiligine, dei reumatismi e dell'Alzheimer, che è sempre la separazione in lutti. Okay. Vai, Alberto. Allora, prima di passare la parola a Serena, un'ultima domandina magari? C'è qualcuno?
Posso chiedere invece il morbo di Parkinson per cortesia? Sì, Valeria. Il Parkinson... Prego. Il Parkinson ha un sintomo ben preciso che è uno shock motorio e ovviamente no, sono i muscoli che sono colpiti, sarebbe sbagliato, non sono colpiti, da chi? C'è una somatizzazione nei muscoli ectodermici, motori, e il conflitto è non posso, se non posso andare, non sono libero di andare, non posso andare, si attiveranno le gambe, se non posso fare, si attiveranno le mani, le braccia, se non posso parlare, si attiverà la bocca, non posso parlare, quindi si attiverà la bocca, tipo qualcuno che dice sempre sta zitto, non parlare, sta zitto, per esempio. Quindi i muscoli ectodermici li vedremo nel corso, ovviamente, perché sono diversi dai muscoli mesodermici. E i muscoli ectodermici si semiparalizzano in conflitto attivo e spasmano in soluzione, quindi fanno, no, così la cosa tipica del Parkinson. Quindi in conflitto attivo la persona non riesce a partire, non parte il movimento, non parte perché c'è una semiparalisi. In soluzione c'è uno spasmo, benvenuto, è così che il muscolo si aggiusta, e in crisi epilettoide c'è lo sbattimento epilettico. E, cioè, sì, lo spasmo forte. Quando uno sa che è un programma speciale del proprio corpo, dei propri muscoli in questo caso, che c'è una causa specifica, non pericolosa, e si rilassa, i muscoli vanno sempre meglio. E si può o migliorare molto o guarire. E serve un percorso, non è un questione di 5 minuti. Lo stesso vale per distrofie, sclerosi multiple, eccetera. Con le leggi biologiche hai la causa ed è sempre guaribile o migliorabile dalla persona stessa. Grazie, molto, molto fiducioso, anche perché di solito come anche l'Alzheimer sono malattie insomma abbastanza importanti, quindi molto fiducioso sapere che c'è questa possibilità. Assolutamente, sì sì. Non, non posso dire né che è facile né che è difficile, perché è soggettivo, dipende. No, chiaro, chiaro. Grazie. Sì, sì, perché avrà bisogno, ho il numero di Diego io nel caso, per chi vorrà, avrà bisogno di consulenze, ho il numero di Diego. Sì, io sono disponibile, assolutamente, scrivo qui il numero di telefono. Metti anche il numero. Nel caso anche io ce l'ho. 461, e faccio consulenze a offerta libera, quando volete, molto volentieri, anche via telefono. E anche sotto sistema. Ma la cosa migliore da fare è sicuramente fare il corso, fare il master, che vi apre tantissime opportunità, così come questa scuola meravigliosa fa con le leggi igienistiche, così abbiamo unito le due forze, biologia e igienismo. Alla grande. Sì, Elena, ci vuoi dare due informazioni sulla master, per favore? Allora, sì, intanto Diego ti volevo ringraziare perché come sempre le tue lezioni sono molto sostanziose e hai la capacità di rendere una tematica che comunque è un po' complessa e la rendi veramente semplice all'ascolto, ti fai ben ascoltare, quindi intanto complimenti. E grazie perché apri tanti punti di vista, tanti orizzonti, tante riflessioni. Non si ha paura di scoprire che oltre alla medicina, diciamo, tradizionale c'è tutt'altro. Ma soprattutto è bello capire che il potere viene da noi. Siamo noi i primi medici e quindi dobbiamo più dare potere alle nostre capacità e alla nostra mente di guarire. E quindi è un bel messaggio quello che tu stasera ci hai dato. Ti ringrazio. E io ne approfitto, intanto mi presento, magari se qualcuno era arrivato in ritardo, io mi chiamo Serena, insieme a Thomas ci occuperemo noi di questo master. Quindi volevo gli ultimi minutini dedicare a promuovere e a dare delle informazioni relative. Allora, si terrà questo master sulle leggi biologiche e inizierà a febbraio. Sono 6 lezioni da febbraio a giugno. Si svolgeranno di domenica, tranne l'ultima lezione, le ultime due, che saranno insieme, un sabato e una domenica.
Per chi non può scegliere, diciamo, per chi non può presenziare, ecco, si ha la possibilità di fare questo corso anche online. Quindi o farlo in presenziale o farlo online, o in alternativa si ha la possibilità di fare entrambe le cose, quindi qualche giorno magari in presenziale e le altre volte si può fare anche via Zoom, perché noi manderemo il link e poi, come stasera, per tutte le altre lezioni del master noi manderemo comunque la videoregistrazione. Quindi se stasera, ad esempio, qualcuno di voi ha perso qualche parte a causa dei collegamenti, non vi preoccupate, perché domani tutti voi riceverete le videolezioni e questa cosa quindi succederà anche con il master. E dopo queste lezioni ci sarà un esame. L'esame non è obbligatorio, l'esame sarà poi facoltativo. Per chi vorrà fare un esame riceverà quindi un attestato di competenza. Allora, io e Thomas siamo i referenti, quindi noi possiamo lasciarvi le nostre mail, così magari se qualcuno ci vuole contattare per altre informazioni, diciamo, più specifiche relative al costo, relativo alla sede del master. Se non erro, domani mattina dovrebbe partire una mail generale che manda appunto la scuola. Non so se tutti voi siete iscritti alla newsletter della scuola. Quindi se siete iscritti, domani mattina vi arriverà la mail con il piano di studi e tutte le informazioni. Ci saranno i nominativi e i numeri di telefono e le mail sia di me e sia di Thomas. Se voi non siete iscritti alla newsletter, non vi preoccupate, potete anche scrivere alla scuola e la scuola magari ci gira a noi i vostri contatti. Sì, tanto la maggior parte suppongo abbia il numero di Alberto o comunque i contatti di Alberto, tramite lui potete tranquillamente contattarci senza problemi. Esatto. Un'altra comunicazione era stata mandata il 4 di novembre, se non erro, quindi il 4 di novembre e domani ci sarà una seconda comunicazione che promuove questo master. Diciamo che queste sono le indicazioni appunto generali e possono partecipare tutti gli studenti a questo corso, sia se sono degli studenti HSU di quest'anno, sia se sono studenti passati e sia se non sono studenti. Per adesso concludo, non voglio dilungarvi, quindi noi siamo a disposizione e niente, ci farà piacere se insomma volete partecipare a questo master anche voi. Buona serata a tutti. Grazie Serena. Va bene, grazie mille Diego. Allora, se vuoi aggiungere qualcosa, se no io saluto tutti quanti. Anche io vi ringrazio, grazie a voi che avete organizzato. Vi ringrazio tutti, vi saluto. Davvero, anche di quello che state scrivendo. Io non vedo l'ora di vedervi sia al corso, al master, sia alle vacanze che Agape fa. Ringrazio Fiorenza, Oliviero, Alberto, Serena, Thomas, tutti quanti. Grazie. Diego, più che altro ho letto una domanda in merito ai libri, giusto se hai qualche libro immediato da consigliare. L'ho visto anch'io la domanda e l'ho scritto. Grazie, dottor Hammer, di Claudio Giorpiano. Ah, ok, lo sai che mi sembrava un commento di qualcuno. L'ha scritto. Perfetto, scusate. Tanti libri belli, questo qui è un classico, è appena uscita una nuova edizione con Covid, anche con i sintomi del Covid. Perché il Covid è assolutamente non esiste in realtà, però la gente vive dei conflitti e quindi somatizza, e quindi l'anosmia, i polmoni, i bronchi hanno tutti dei significati ben precisi. Con le leggi biologiche è tutto più chiaro. Claudio Turpiano è un allievo diretto di Hammer, io ho studiato molto con lui, ha tre lauree ed è davvero in gamba, e i suoi libri sono molto belli. Questo qui è un classico. E così vi saluto a tutti, vi ringrazio, buone feste. Grazie, grazie, grazie. 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 Grazie a voi, davvero. Grazie mille. Grazie a tutti, un abbraccio a tutti.